Daisy, Poppy! Bang! Bang! Smettetela di fare questo detestabile rumore! Bang! Bang! Oh, basta! Questo è troppo! Daisy, Poppy, datemi le vostre bacchette. Per ora staranno nell'armadio! La mamma ha ragione! Non riavrete le bacchette finché non imparerete a usarle come si deve! Ah! Finalmente avremo un po' di pace e di tranquillità. Oh, chi sarà? Nonna Cardo è arrivata. Oh no, mia madre! C'è Nonna Cardo! Nonnina, nonnina! Cari, 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 vedervi è fantastico. Holly, non abbracci la tua nonnina? Ben arrivata, Nonna Cardo. Ciao, giovane Ben. È un piacere come al solito. Che succede alle gemelle? Perché siete così tristi? Bacchetta, bacchetta. Oh, le vostre bacchette, ma dove sono? Ho deciso di requisirle per adesso. Ma come possono fare le magie senza le bacchette? Penso sia meglio che Daisy e Poppy per un po' non facciano magie. Beh, sono le tue figlie, mio caro, e l'ultima cosa che vorrei fare è interferire. Almeno Holly ce l'ha la sua bacchetta magica. Oh, certo, Holly ha preso lezioni di magia da me. Che cosa hai imparato, mia cara? So trasformare le persone in ranocchi. O in conigli. Ranocchi? Sei ancora in ranocchi? E hai conigli. Ma è magia da bambini piccoli. Dovresti passare a cose più difficili, come riempire il cielo di pallini rosa. O magari far cantare gli alberi. La 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 la. No, grazie, madre. Non abbiamo alcun bisogno di alberi che cantano, né di pallini rosa nel cielo. D'accordo, sei tu il capo. È il momento di distribuire i miei regali. Sono per le bambine. Dei regali! Holly, a te ho portato questo splendido anello. Ti ringrazio! È magico? Forse un pochino. Solo non strofinarlo mai, ok? Ok. E per le piccole Daisy e Poppy, due bacchette da adulti. Bacchetta! Bacchetta! Ma abbiamo appena requisito le loro bacchette. Quindi una fortuna che sia arrivata io. Queste bacchette magiche appartenevano ai vostri bisnonni, Vlad il potente e Sharon la matta dalle gare. Non sono pericolose, vero? Sono pericolose soltanto se lo è chi le usa. Bene, penso sia meglio che anche queste finiscano dritto nell'armadio. Oh, beh, di sicuro tu sai cos'è meglio. È ora di andare a letto, bambine. Andiamo subito a nanna. Adesso la vostra favola della buonanotte. Coniglietto impara a saltare. Mia cara, ti dispiacerebbe molto se leggessi io la storia alle gemelle. Ah, ma no, fa pure. Che gentile, ma fai in modo che non si agitino, per favore. È già tardi e devono dormire. Ma certo, lascia fare a me. C'era una volta un piccolo coniglietto che viveva in una tana nel prato. A voi non sembra un po' noioso? Questo è il libro che mi leggevano quando avevo la vostra età. Magie folli per magici infanti. Magia numero uno. Creare una tempesta dal nulla. Che giornata! Dov'è mia madre ora? È con le gemelle. Oh, credi che sia una buona idea? Dopo di me, agitate le bacchette! Bacchetta! Non ce l'avete? Oh, giusto! La mamma e il papà hanno deciso di requisirvele, è vero? Non importa, prendete la mia! Bacchetta! E dite tuoni, lampi e fulmini! Tuoni, lampi e fulmini! Molto bene! Che sta succedendo, Tata? È una tempesta nel castello! Mi chiedo se questo abbia qualcosa a che fare con mia madre.
Salve! Holly può venire a giocare? Ciao, Ben! Holly scenderà fra un minuto. Avete sentito la tempesta questa notte? Sentita! Era sul nostro letto! Eh? Una tempesta in camera da letto! Forte! Una tempesta magica, caro! Buongiorno, madre! Temo di sapere già la risposta. Ma chi ha insegnato alle bambine un simile incantesimo? Io? Ma che sorpresa! Soltanto qualche tuono e un po' di vento, mio caro. Nulla di cui preoccuparsi. Madre, cos'altro hanno imparato? Oh, solo qualche innocua piccola magia. Salve a tutti! Ciao, Holly! Buongiorno, Ben! Ah, perché ora ci sono due Holly? Daisy e Poppy mi hanno fatto un incantesimo. Le abbiamo pregate di non farlo. L'hanno fatto comunque. Questo è quello che succede quando Daisy e Poppy fanno delle magie. È solo un incantesimo di duplicazione, niente di grave. Non è come se ci fossero 10 Holly. Buongiorno! 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 Anche se ci fossero, non sarebbe una cosa carina. Bacchetta, bacchetta! Dove hanno preso quella bacchetta? Oh, sembrerebbe la mia, caro. Ciao, ciao! Sono scomparse! Le gemelle sono scappate! Sono uscite dal castello! Devo suonare subito l'allarme, gemelle! Vi state agitando tanto per niente. Oh, davvero? Le gemelle sono là fuori, da qualche parte, con la tua bacchetta. Quali altri incantesimi hanno imparato? Oh, devo aver detto qualcosa sugli alberi che camminano, credo. Albero cammina! Cammina! Papà, gli alberi stanno venendo verso il piccolo castello! Non voglio nemmeno sentirlo, è come un brutto sogno! Immagino sia tu la responsabile di questo, Tata Susina! No, è stata Nonna Cardo! Buongiorno, cari! Nonna Cardo, dovevo immaginarlo! Ne è passato di tempo, Cedric! Non abbastanza! Millicent, sei sempre stata una portatrice di guai! Sì, madre, è tua la colpa! E tu dovrai trovare una soluzione! D'accordo, sei tu il capo! Penso che i bambini debbano divertirsi un po' tutto qui! Divertirsi va bene, ma ci sono dei limiti! E di sicuro tu li hai superati! Oh, santo cielo, Daisy e Poppy, che ci fate qui da sole? Coniglio, coniglietto, ovetta, ranocchio. Ah, e ora in cosa lo trasformerete? In una banana? Banana! Sono una banana! Oh, tesori miei, eccovi qui! Vedo che avete fatto tante bellissime magie! Gallina cucurè! Fantastico! Riccio! Oh, sono un riccio! Stupendo! Sassolino! Mi hai trasformata in una pietra, cara! Questo non è molto carino! Holly, credo sia giunto il momento di strofinare quell'anello che ti ho regalato. Hai capito cosa ha detto? L'anello! L'anello, strofina l'anello! Mi sembra che abbia detto strofina l'anello. Ma scusa, non mi avevi raccomandato di non strofinarlo? Sì, ma ho cambiato idea. Adesso non è più molto divertente. Strofina quell'anello! Oh, va bene, ecco qua. Che è successo? Siamo di nuovo nel piccolo castello! E guardate, tutto è tornato normale! Niente alberi che camminano, né pallini rosa in cielo! Sì, Holly ha strofinato l'anello magico e tutto è tornato esattamente com'era! Deve essere un anello molto potente! Oh sì, quell'anello apparteneva al tuo bisnonno Neville il Terribile! Oh, guardate i miei piccoli tesori, sembrano veramente esauste. Storia! Storia! Volete una storia? Ma naturalmente, mie care. Magie pericolose per piccole fate. Quanto si fermerà mia madre da noi? 15 giorni. Capitolo 1. Come trasformare i topi in draghi sputafuoco. Drago? Drago?
Prendila, Holly! Prendila, Ben! Ti va di giocare a calcio ora? Ok, renderò la palla più grande con la magia! Un momento, è meglio che la posi prima. Non ti preoccupare, ti prometto che starò attenta. Wow! Ops! Holly, adesso sono enorme! Scusa, Ben, mi spiace, è stato un incidente! Ma così non possiamo più giocare insieme! Sì, invece! Devo solo diventare grande anch'io! Bene! Ora siamo entrambi enormi! C'è qualcuno! Arriva la gente grande! Ci nascondiamo! Ma non possiamo farlo! Siamo troppo grandi! Che cosa facciamo? Oh, è solo Lucy! Ehi, ciao Lucy! Oh, ciao! Vi conosco! Lucy, siamo noi! Ben e Holly! Oh, è vero! Ma siete enormi! Siamo diventati grandi con una magia! Wow, è fantastico! Io sono qui con le mie amiche, Katie e Yasmin! Le volete conoscere? Ma la gente grande non deve scoprire che esiste la gente piccola, lo sai! Ma io so tutto di voi! Tu sei speciale! Non preoccupatevi, sembrate gente grande, non possono scoprirlo! Ok! Ma non dobbiamo rivelare loro nessuno dei segreti degli elfi o delle fate. Ciao! Loro sono i miei amici, Ben e Holly. Io sono Yasmin. E io sono Katie. Il tuo costume da fatina è una meraviglia. Grazie. Dove abiti, Holly? In un castello delle fate. Un castello delle fate? Dici sul serio? Holly! Volevo dire che abito in una casa. E tu dove abiti, Ben? Io vivo in un albero. In un albero? Voglio dire, in un condominio. Noi lo chiamiamo l'albero. Sai, anch'io vivo in un condominio. Noi lo chiamiamo condominio e basta. Mi piace molto il tuo costume da elfo, specialmente le orecchie. È vero, sono belle. Ma è una festa in maschera. Venite, ragazzi, giochiamo a palla. Katie, prendila. Ora tu, Yasmin. Ora tu, Ben! Oh, l'ho lanciata troppo lontano! Non preoccuparti, la prendo! Oh, wow! Riesci a correre davvero veloce! E a saltare molto in alto! Certo che so farlo, io sono un elfo! Ben! Ma voglio dire, ci riesco perché mi tengo in forma! Holly, anche tu lo sai fare! No! Però so volare! Holly, ricordati che tu non sai veramente volare! Oh, sì! E poi so fare magie! Magie? Mi piacciono tanto i trucchi di magia! Su, facci vedere qualcosa! Sei sicura di saper fare le magie, Holly? Sì, certo! Ne sei davvero sicura? Sì! Pallina, pallona! Wow! Holly! Hai appena dimostrato che non siamo normali gente grande! Oh, scusa! Questo trucco è eccezionale! Ma come hai fatto? La palla è truccata, vero? Questo è un segreto, mi spiace! E un mago non rivela mai i suoi segreti a nessuno, è la regola! Oh. Lucy, si torna a casa! È mio padre! Dobbiamo andare adesso! Conoscervi è stato molto bello, Ben e Holly! Ciao! Ciao! Ciao, ciao! Ben, dobbiamo tornare ad essere come prima? No, mi piace essere grande. Non voglio mai più tornare ad essere piccolo. Neanch'io. Dumdi dumdi du. Didli didli du. Ciao, Fragolina. Ah, una persona grande! Fragolina, non scappare! Siamo noi! Fragolina! Guarda che bifi, sono davvero stupendi. Su, arrivano i giganti! Sì. Arrivano i giganti! Che succede, Fragolina? Oh, papà! Ho visto due enormi persone grandi venire da questa parte! Ah! Persone grandi con i loro enormi piedi! Non sai mai che cosa calpesteranno con quei grandi piedi? Salve a tutti! Siamo noi, vedete? Oh, Ben e Holly! Ma siete enormi! Merito di Holly e della sua magia! E adesso vogliamo rimanere grandi! Bene, mi fa piacere, ma potresti per favore alzare il tuo piedone? Oh, mi scusi tanto, non volevo pestarla. Niente.
niente di grave, principessa Holly, ma se volete rimanere grandi dovrete fare attenzione a dove mettete i piedi. Holly, è ora di cena! Oh, è Tata Susina! Arrivederci a tutti! Ben! È ora di cena! Questa è la mia mamma! Ci vediamo presto! Piede, piede, piede! Ops, ci è mancato poco! Mi scusi! A domani! Ciao! Gente grande! Suonate l'allarme! Gente grande! Gente grande! Chiudete le porte! Va tutto bene, mamma! Sono solo io! Oh, Ben! Come hai fatto a diventare così grande? Holly mi ha fatto crescere con la magia! Ma così non puoi certo entrare in casa! Holly non potrebbe farti tornare piccolo? Potrebbe, ma io non voglio! Ho deciso che rimarrò così grande per sempre! Oh, va bene! Si tratta della tua vita, in fondo! Vuoi qualcosa per cena? Sì, grazie! Ti ho preparato una grossa torta! È davvero deliziosa! Buon appetito! Non avresti qualcosa di più grande? Andy, che cosa stai parlando? Quella è una torta enorme! Sai, credo che la mia pancia sia un po' più grande di prima. La tua pancia si dovrà accontentare, mio caro. Sono abituata a sfamare Ben l'elfo e non Ben il gigante. Sì, ha ragione! Ciao! C'è nessuno? Ah, un gigante! Un gigante! No! Oh, santo cielo! Holly! Cosa ti è successo? Ho usato la magia per crescere e voglio restare per sempre enorme! Attenta dove metti quegli enormi piedoni! Holly, stavi quasi per calpestare Tata Susina! Ops, scusa, Tata! Ma cara, sei davvero così sicura di voler rimanere grande per sempre? Sì! E dove dormirai? Non puoi certo infilarti così nel tuo lettino! Lo so, mamma! Dormirò qui all'aperto! Ok, ma devi tenerti al caldo! Ci penso io! Con la magia farò apparire un gigantesco sacco a pelo! Sì! Grazie, Tata! Oh, fantastico! Dormirò all'aperto sotto le stelle! Buonanotte, Holly! Buonanotte! Ah, come sto comoda! Spero che anche Ben riesca a trovare una soluzione! Chiamata per tutti gli elfi! Interrompete la produzione di giocattoli! Ci serve subito un sacco a pelo gigante! Ricevuto! Per chi è questo sacco a pelo gigantesco? Per Ben! È diventato un gigante adesso! I bambini crescono così in fretta al giorno d'oggi! Ben, afferra questo e tira forte! Wow! Un sacco a pelo gigante per me! È stupendo! Tante grazie a tutti! È stato un piacere! Gli elfi sono bravissimi a fare sacchi a pelo giganti! E noi siamo elfi! Forse non dovresti suonare il corno ora che sei grande! Dormi bene, caro! Buonanotte! Buonanotte! È così divertente essere grandi! E io non vedo l'ora che arrivi domani. Principessa Holly, è ora di svegliarsi! Oh, ma dove sei finita? Sono qui! L'incantesimo si è esaurito e ora sono di nuovo piccola. Non preoccuparti, Holly. Essere grandi è molto sopravvalutato. Vado a vedere se anche Ben è tornato piccolo. Ben, sei lì dentro? Sì, eccomi. L'incantesimo si è esaurito nella notte. Oh. E ora siamo di nuovo piccoli. Beh, almeno adesso potete fare colazione. Evviva, colazione! Grazie, mamma. Non mi ero resa conto di quanta fame avessi. Sono contento di essere piccolo. Sì, anch'io. Ben, Holly, questa è Lucy. Vi va di giocare? Buongiorno, Lucy! Oh, siete di nuovo piccoli! Sì, hai visto? Abbiamo appena deciso che dopo tutto ci piace essere piccoli. In realtà, sono contenta che siate tornati piccoli. Così siete della taglia giusta per un elfo e per una fata. E tu sei proprio della taglia giusta per una persona grande. Prendila, Barnaby! Tocca a te, Fragolina! Tocca a te,
successo? Io non lo so. Il rumore veniva dalla vecchia miniera dei nani. Ma la miniera dei nani non è vuota. Sì, lo credevo anch'io. Io sento delle voci, ascoltate. Wow! Che gran colpo! Forse è meglio che gli adulti lo sappiano. Vecchio saggio elfo, ci sono dei rumori nella miniera. Nella miniera? Ma quale? Nella vecchia miniera dei nani. Non sareste dovuti entrare lì dentro, è molto pericoloso. Ma noi non ci siamo entrati, abbiamo solo sentito un grande colpo. Sì, e la terra ha tremato un po'. Wow! Come adesso? Oh no, vuol dire che i nani si sono svegliati. Come svegliati? È così, perché all'interno della miniera c'erano soltanto nani addormentati. Infatti, stavano dormendo da anni e anni. Però, se si sono svegliati, avranno ricominciato a scavare. E per quale motivo scavano? Per trovare delle pietre preziose, oro, diamanti, gemme, tutto. Ma il rumore di chi scava non è forte come quello di un'esplosione. Se sono i nani a scavare, lo è. Questo perché causano davvero delle esplosioni sottoterra. E poi scavano fra le rocce frantumate. Loro scavano, scavano e scavano e scavano e scavano. Sì, grazie, signora Elfo. Continuano a scavare finché non sono troppo stanchi e si addormentano di nuovo. Loro dormono e dormono e dormono. Ma come sono fatti i nani? Sono grandi, molto più di noi. Sì, i nani sono enormi. Ci aspettano momenti difficili. Potrebbero mettersi a scavare per tutto il piccolo regno. Buchi da ogni parte. Che cosa facciamo? Speriamo che decidano che è meglio scavare in altre direzioni. Speriamo che non lo facciano mai qui vicino. Buongiorno, volevamo avvertirvi che cominceranno degli scavi in quest'area. Oh, no! Ci scusiamo in anticipo se il fatto di dover viaggiare all'improvviso vi creerà dei problemi. Viaggiare? Di cosa sta parlando? Noi non andiamo da nessuna parte. No, io partirei se fossi in voi. Guarda che buco, qualcuno potrebbe caderci dentro. Credo sia arrivato il momento di parlare con Riccardo. Il vecchio saggio elfo vuole parlarvi, maestà. Di nuovo? I nani, vostra maestà. I nani? Sono tornati. No. Ho proprio paura di sì. Sono anni ormai che non abbiamo un'infestazione di nani. Ma adesso si sono svegliati. Capisco, ma vivono soprattutto sottoterra, non ci daranno fastidio. Hanno appena scavato un grande buco vicino al nostro albero. Si tratta di un unico buco. Perché non lo fate diventare un laghetto? Vostra maestà, voi non riuscite a capire. È solamente l'inizio. I nani hanno intenzione di scavare per tutto il piccolo regno. Vecchio saggio elfo, lei si preoccupa troppo. Andrà tutto bene. Ci picchia che buco. Che cosa fa? È impazzito? Che cosa succede? Scusi, non vede che ha fatto un buco enorme nel mio cortile? Tranquillo, non preoccuparti. Tranquillo? Il mio castello sta per crollare. Già! Vuoi che te lo sistemiamo, amico? Ascoltami bene, io sono il re. Oh, vedo che hai un reclamo da fare, allora è meglio che parli col capo. Certo, lo farò. Scava, scava, scava. Scava, scava, scava. Ottimo lavoro, ragazzi! Continuate così! Buongiorno! Mi scusi, vorrei parlare con il capo. Per caso... Aspetta un momento! Ehi, ragazzi! Smettete un attimo di cantare, ok? Bene! Stavi dicendo? Stavo dicendo che vorrei parlare con il capo. Sono io il capo! Ce l'hai un appuntamento? Non gli serve un appuntamento! Lui è il re! Il re non prende mai appuntamento. Non lo prende nemmeno dal parrucchiere? Papà, i capelli non ce li ha! È pelato. Beh, non è certo colpa nostra. Ascolti, siamo qui per lamentarci del rumore. Quale rumore? Quello che proviene dalla vostra miniera. Ma io non sento niente. Ecco questo. Non importa, io sono il re e pertanto vi ordino di smettere immediatamente di scavare. Sì, ma il fatto è che tu puoi dare ordini soltanto in superficie. Quello è il tuo regno. Invece, sottoterra, sono io il capo. Ma? Non potremmo smettere di scavare comunque. È il nostro lavoro. Noi non ci fermiamo finché non troviamo dell'oro, dei diamanti o delle gemme. Mi è venuta un'idea. Tata Susina potrebbe farvi apparire dell'oro, dei diamanti e delle gemme. Molto intelligente, Holly.
Ecco fatto, problema risolto. Adesso gentilmente smettetela di scavare. Ma anch'io posso far apparire queste pietre. Eh? Dov'è il divertimento? C'è molto più gusto a scavare. Adesso, se non vi dispiace, ho del lavoro da sbrigare. E subito. Coraggio, ragazzi! Continuate a scavare! Beh, poteva andare meglio. La cosa più saggia è farci venire in mente un altro piano. Se nessuno vuole questo tesoro, posso prenderlo io? Certo, certo, lo prenda. Silenzio, per favore, ascoltatemi. Allora, siamo riuniti tutti qui per discutere il problema dei nani. Continuano a provocare esplosioni. Creano dei buchi enormi da ogni parte. Le mie carote sono scomparse. Sì, sì, lo sappiamo già quanto siano fastidiosi. Non possiamo farli sparire. No, la magia delle fate sui nani non funziona. C'è un modo per potersi liberare di loro. Prendiamo tutte queste pietre preziose. No, no. Sgattaioliamo dentro la miniera e poi le seppelliamo a grande profondità. Oh, e così scavando i nani le troveranno. Saranno molto felici e smetteranno di scavare. Giustissimo. Ottimo piano. Ok, se ne occuperà Tata Susina, va pure. Ma l'ho ideato io il piano. Come volete, potete occuparvene entrambi. Vi ringrazio, Vostra Maestà. Ma sarò io a capo dell'operazione. La cosa importante è seppellire il tesoro molto in profondità. Avete capito? Facciamo ad entrare nella miniera? Con il carrello! Bravo, Ben! Aspettatemi! Miniera dei nani, stiamo arrivando! Wow! Quanto è profonda questa miniera? Molto, moltissimo! Tenetevi ben saldi adesso! Oh no! Scava, 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 sottoterra c'è un gran tesor, cerchiam diamanti, cerchiam dell'or. Scava, 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 scava. Come faremo a nascondere il tesoro con tutti questi nani in giro? Ho trovato, sono brava a imitare le voci, questa è del nano capo. Coraggio ragazzi, continuate a scavare. È una splendida idea. Ascolta adesso. Fermatevi ragazzi, pausate! Pausate! Come vuoi capo! Ben fatto, Tata Susina. È stato un piacere, svelti, nascondiamo il tesoro. Datevi una mossa, i nani non smettono mai di scavare a lungo. Eccoli, stanno arrivando! Oh, ci voleva proprio una pausa. Il tè era ottimo. Mancavano solo i pasticcini. Oro, ho trovato dell'oro! Ecco, ci siamo. Diamanti, ci sono dei diamanti qui! Avete trovato un tesoro? Sì, sono delle pietre preziose. Ottimo lavoro, ragazzi. Continuate a scavare! Cosa? Perché ha detto loro di continuare a scavare? Nel caso ci fossero molte altre pietre preziose nascoste, scaviamo ancora di più quando troviamo un tesoro. Oh, no! Comunque, che cosa ci fate voi qui? L'ingresso è permesso solo ai nani. Abbiamo messo noi il tesoro. Volevamo che lo trovaste. Cosa? Credevamo che così avreste smesso di scavare. E che sareste stati molto felici. Grazie, siete stati davvero dolci. Speravamo che avreste smesso di fare tanto baccano. In effetti, posso immaginare che tutto quel rumore diventi fastidioso. Sì, esatto, proprio così. Ed ecco come mai ci siamo scusati in anticipo. Coraggio, ragazzi, continuiamo a scavare. A furia di scavare tanto, sto cominciando a stancarmi. Sì, anch'io, capo. Stanno andando a dormire. Sì, sono senza forze, hanno lavorato troppo. Buonanotte, capo. Buonanotte, ragazzo. Ottimo, adesso dormiranno per anni e anni. Loro dormiranno? Dormiranno e dormiranno e dormiranno. Finché non si sveglieranno e a quel punto cominceranno a scavare di nuovo. Sì, loro scaveranno e scaveranno e scaveranno e scaveranno. Aiuto! Aiuto! Siamo sperduti nello spazio infinito. Non riesco a credere che si siano dimenticati di noi. Spero che decidano di tornare indietro e di venire a prenderci. Sì,
perché altrimenti saremo costretti a fluttuare insieme per tutta l'eternità. E quanto dura l'eternità? Ecco, diciamo che è un periodo di tempo molto lungo. Oh, va bene, allora facciamo un gioco mentre aspettiamo. Prova a indovinare, non indugiare. La cosa che vedo inizia per S. Stelle. Sì, sei davvero bravo. Possiamo giocare di nuovo? Se proprio ci tieni. Prova a indovinare, non indugiare. La cosa che vedo inizia per S. Stelle. Ma no, spazio. Sembra facile, ma è complicato. Temo proprio che questa sarà un'eternità davvero molto, molto lunga. Vacanze, stiamo arrivando. Tra poco raggiungeremo finalmente il pianeta Bang. Ma che cosa ne sarà del vecchio saggio e della tata? Ce li siamo dimenticati! È stato molto bello conoscerli! No, papà! Non li lasceremo qui! Andiamo a prenderli! Sì! Senza Mister Furbizia non potremo mai far ritornare il pianeta Bong! Rigoglioso come un tempo! Stelle! No! Spazio! No! Oh, e va bene! Hai indovinato! Era Stelle! Possiamo giocare ancora? No! Vecchio saggio! Tata! Salvi! Siamo salvi! Non dovremo più fare questo gioco per l'eternità, grazie! Non preoccuparti, possiamo giocare anche a bordo cambiando lettera A, astronave, T, tuta spaziale. Mister Furbizia, quando arriveremo sul pianeta Bong, tu riuscirai a far crescere di nuovo tutte le piante? Ma è ovvio! Ascolta, tata, quando arriveremo sul pianeta Bong, può anche darsi che avrò bisogno del tuo aiuto. Certo, sono venuta qui apposta e poi ti ho già aiutato a riparare il disco volante. Sì, ma ora ci aspetta un compito più difficile. Quanto difficile? Tanto. Siamo arrivati! Ecco il pianeta Bong! Wow! Il pianeta Bong è ricoperto di sabbia e fa caldo! Perfetto per una bella vacanza. Stiamo andando nel suo interno. Sono di nuovo a casa, amici! E ho portato con me Mister Furbizia, che salverà il nostro pianeta! Ed ecco il grande capo del pianeta Bong! Lui è qui per festeggiare l'arrivo di queste persone così importanti! Buongiorno! È minuscolo! Sì! Qui sul pianeta Bong più invecchiamo e più diventiamo piccolini! Buongiorno! Chi è stato? Giù, paparino! Oh, buongiorno! Buongiorno! Salutatelo tutti, forza! Il nostro grande capo è piuttosto anziano e vi assicuro che per voi è un grande onore avere la possibilità di conoscerlo! Dai, salutalo, Gastone! Gastone si è mangiato il grande capo! Cattivo, Gastone! Non si fa! Sputa subito il grande capo! Ci dispiace terribilmente, purtroppo non è stato addestrato. Già! Visto che siete nostri ospiti, la banda suonerà un brano per darvi il benvenuto! Cos'è questo rumore assordante? Quando cominciano a suonare la melodia? Quello che sentite è il nostro inno nazionale! Splendido, è così armonioso! Zyros, mi spieghi perché vivete sottoterra? Una volta il pianeta Bong era ricco di vegetazione! C'erano piante e fiori dappertutto! Era bellissimo! E i suoi abitanti erano felici! Ma poi il pianeta ha cominciato a morire, purtroppo! Il caldo è soffocante! Non si può stare in superficie! Così ci siamo trasferiti sottoterra! Tutti quanti vivono sottoterra? Sì! Persino i nostri animali! I vostri animali? Wow! Ah! Quello è un mostro alieno! Non ti preoccupare! Questa è una renna serpente maialmucca viola ed è ancora un cucciolo! Ma questa renna serpente maialmucca viola è troppo dolce! Mamma, possiamo portare la renna serpente maialmucca viola a casa? Ti prego! Credo che sarebbe più felice di continuare a vivere qui, cara. Oh. Quando andiamo sulla spiaggia? Adesso! Dobbiamo prendere l'ascensore! È enorme questa spiaggia, ma dov'è il mare? Purtroppo non c'è il mare! E dove nuoteremo? Non potete! Non
c'è più acqua! Non ce n'è per nuotare, non ce n'è per bere, non ce n'è per fare nulla! È rimasta solo sabbia! Sì, solo sabbia e sabbia e sabbia e sabbia e sabbia! Sabbia, sì! Il pianeta Bong è fatto di sabbia! E sabbia e sabbia! Il pianeta Bong è distrutto! E quindi questa non è una vacanza? No, questa è una missione di soccorso, Vostra Maestà! Sì! Mister Furbizia è venuto qui per salvarci! Ti prego, Mister Furbizia, fa crescere le piante subito! Dunque, ho riflettuto molto a lungo su questo problema e sono arrivato alla conclusione che io, Mister Furbizia, ho una soluzione. Ottimo! Quindi, senza ulteriori indugi, passerò la palla alla mia preziosa aiuto fata qui presente. Io? Sì. Ora fa apparire le piante, per favore. Oh, va bene. È davvero bellissimo, grazie! È stato un piacere. E ora puoi farne crescere altri su tutto il pianeta. Cosa? Su tutto il pianeta? Certo! Ma sono solo Tata Susina, non sono certo un famoso esperto botanico interplanetario. Vuoi dire che sai fare questo e basta? Sì, non è facile creare un fiore, ha moltissime sfumature. Oh, quindi, Mister Furbizia, la verità è che tu non sei in grado di salvarci. Ecco, no. Ti ringrazio per averci provato. Così il pianeta Bong non sarà mai più ricco di vegetazione e meraviglioso come un tempo. No. Aspettate un attimo. Alle piante serve acqua per crescere. Sì. Allora se ci fosse moltissima acqua potreste avere anche moltissime piante. Certo. Quindi ci basta soltanto riuscire a far piovere. Questo lo so fare. La pioggia è più semplice delle piante. È solo un po' d'acqua. Allora ti prego, fa scendere la pioggia. Bacchetta magica, ti chiedo un favore. Ci serve dell'acqua. Fa piovere per ore. Non sta succedendo niente! La magia non ha funzionato! Sì, ha funzionato! Guardate! Nuvole! Sì, ce ne sono moltissime! E le nuvole portano... pioggia! Sta piovendo! Stanno crescendo le piante! Sì! Quante! E crescono anche molto in fretta! Sì! Avevano solo bisogno di acqua! I fiori sono davvero bellissimi! E il loro profumo è così buono! Questo è un vero paradiso alieno! Vi ringrazio moltissimo! Siete riusciti a salvare il pianeta Bong! Qui è tutto così meraviglioso! E anche puro! La natura che ci circonda è ancora incontaminata! Siamo attorniati da gentilezza, bellezza e amore! Sì! Coraggio, ragazzi! Si torna al lavoro! Cosa sta succedendo? È arrivato il momento di aprire di nuovo le nostre fabbriche! Ed è normale che facciano tutto questo fumo! Certo! È sempre stato così! Grandioso! È fantastico! E adesso potete cominciare la vostra vacanza! Credo che torneremo nel piccolo regno. Come volete! E se preferite vi accompagno subito! Prossima fermata, pianeta Terra! Eccomi a casa! Ti ringrazio ancora, Mister Furbizia! Oh, non è stato niente. Per te forse, ma io ho dovuto far sì che piovesse su tutto il pianeta. Per dare il benvenuto all'ospite alieno, la banda degli elfi suonerà un brano in suo onore. Lei è sicuro che sia una buona idea? Umpa! 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 Questa sì che è una musica meravigliosa! È il nostro inno nazionale, per caso? Non lo so. Potrebbe. È davvero strepitoso! E adesso è il momento di ritornare sul pianeta Bong! Ciao! Ben! Buongiorno!
giorno, papà. Non hai ancora iniziato a fare i bagagli? Oggi partiamo per le vacanze, l'hai dimenticato? Andiamo, signor Elfo, nessuno ci corre dietro. Ti prego, cerca di rilassarti. Ci sto provando, signora Elfo, ma tu sai che le vacanze mi agitano. Ciao, Ben. Ciao, Holly. Sto portando Gastone dal veterinario. Vuoi venire con me? Certo! No, no, no! Tu non vai da nessuna parte, Ben. Ora rientrerai in casa e farai i bagagli per le vacanze. Oh, per favore, lasciami andare. Tanto manca ancora un sacco di tempo prima della partenza. E poi sarà una cosa veloce. È una visita di controllo. Faremo in fretta. Ok, ma dopo ritorni a casa subito. Non tardare. Sì, papà. A dopo, allora. Ma perché Gastone ha il guinzaglio? Ha paura di andare dal veterinario. Questa per lui è la prima volta. Eccoci qui, siamo arrivati. Non preoccuparti, Gastone. Il veterinario è molto gentile. Ciao, Fragolina. Dobbiamo vedere il veterinario. È la mia mamma. È lei il veterinario. Entrate. Mamma, Ben e Holly hanno portato Gastone per un controllo. Ciao, Gastone. Non c'è niente di cui aver paura. Mettete Gastone sopra il mio tavolo, per favore. Ma che brava coccinella. Molto bene, ora apri la bocca. Che bei dentini sani. Wow, lei è davvero bravissima con gli animali. Beh, sono un veterinario. Ed è la mia mamma. Controlliamo gli occhi ora. Così sembrano veramente enormi. Abbiamo quasi finito. Misuro solo la temperatura. La temperatura va bene, è tutto a posto. Sei sano e forte, Gastone. Sei stato bravissimo, complimenti. Ecco un adesivo per una coccinella molto coraggiosa. Ciao, Gastone. Credo che passerà un bel po' prima che tu debba tornare. Complimenti! Bravo, Gastone! Oh, ma perché Ben ci mette così tanto? Signor Elfo, manca ancora molto alla partenza dell'aereo, quindi rilassati. Siamo tornati! Ah, mai abbastanza presto, però! Ma abbiamo una splendida notizia per voi! Gastone è perfettamente sano! E il veterinario gli ha dato un adesivo perché è stato davvero coraggioso! Molto bene, adesso Ben va a fare i bagagli, ricordi? Stiamo andando in vacanza! Papà, ascolta, mi è appena venuta un'idea! Quale? Gastone potrebbe venire con noi in vacanza! Oh, certo! A me sembra un'ottima idea! No! Questa è una vacanza di famiglia. Ma Gastone è della famiglia. Dove stiamo andando? Non credo che accettino gli animali. Li accettano. Beh, Gastone non verrà. E questo è quanto. Oh. E ora, per la milionesima volta, Ben, va in camera tua a preparare i bagagli. Sì, papà. Andiamo, Ben, ti aiuto io a farli. Le fate sono bravissime a preparare i bagagli e io sono una fata. Ti aiuto anch'io. Allora, cosa devo mettere in valigia? Forse la cosa più semplice è metterci tutto quanto. Quindi anche la palla, giusto? Tu vorresti giocare, vero Gastone? Prendila! Bella presa! Gastone è bravo a giocare a palla. Su, di nuovo, prendila! Gastone, ti sei fatto male? Guardate, ha un'antenna ferita. Dobbiamo riportarlo dal veterinario. Ben, allora hai finito di fare i bagagli? Sì, papà. Bene, quindi ora possiamo partire, tutti a bordo. Potremo partire appena torneremo dal veterinario. Tornare dal veterinario? Ma cosa? Stai attento alla zampa. E anche a quella, e anche a quella, e anche a quella, e anche a quella, e anche... Mamma, Gastone si è fatto male! Oh, cielo, portatelo subito dentro. Non pensavo che ti avrei rivisto qui così presto, Gastone. Deve essere doloroso, non è vero? Ora ti fascerò l'antenna e ci spargerò sopra un po' di polvere di fata per aiutarlo a guarire più in fretta. Ecco fatto. Gastone si sta grattando.
No, Gastone, se continui a grattarti non riuscirai a guarire. Adesso ti metterò questo collare, è fatto apposta. Così non potrai grattarti. Mi dispiace, Gastone. Ed ecco un altro adesivo, per essere stato così coraggioso. Sta attento, d'accordo? Per un bel po' non ti voglio rivedere. Signora Elfo, ti sei ricordata i biglietti dell'aereo? Sì, eccoli qua. Bene, buttali giù, io li prendo. Oh, non sono tanto sicura che sia una buona idea, signora Elfo. Se non riuscissi a prenderli... Oh, è impossibile. Ok, se lo dici tu. Hai visto? Gli elfi sono bravi a prendere le cose e io sono un elfo. Perché Gastone ha quell'affare intorno al collo? Non devi ridere, papà. Non bisogna prenderlo in giro. Scusa, Gastone. Le chiavi della macchina. Devo portarle giù? Oh, no, buttale pure. Le prendo io. Se lo dici tu. Gastone ha preso al volo le chiavi. Gastone è bravo a prendere le cose anche col collare addosso. Sì, molto bravo, Gastone. Ora ridammi le chiavi, per favore. Le ha ingoiate. Sì, sono nella pancia di Gastone adesso. Smettila, signor Elfo. Ma ha ingoiato le chiavi dell'auto e ora dobbiamo riprenderle. Hai la tua bacchetta magica, Holly? Certo, signor Elfo. Bene, usa la magia per rivoltare Gastone al contrario. Cosa? Sa, non sono sicura che sia una buona idea. Dobbiamo riportarlo subito dal veterinario. Lei sistemerà tutto. Forza, allora, andiamo. Ciao, Gastone, non pensavo di rivederti così presto. Che cosa è successo? Ha ingoiato le chiavi della mia auto. Tranquillo, Gastone, ora vediamo un po'. Molto bene, ottimo, ottimo. Ho delle splendide notizie per voi. Sì? L'antenna di Gastone va meglio. Eh? Quindi possiamo togliere il collare. Urrà! Ed ecco un altro adesivo. Sei stato di nuovo molto coraggioso. È tutto molto bello, commovente, eccetera. Ma come faccio a riavere le mie chiavi? Oh, certo. Ok, vediamo se riesco a trovarle. Diamo un'occhiata nella parte anteriore. Qui non c'è niente. Ora in quella posteriore. Niente neanche qui. Vediamo in mezzo. Farò una radiografia. Non ti muovere. Eccole lì. Le sue chiavi. Ma come le tiriamo fuori? Lasciamo che la natura faccia il suo corso. Lasciare che la natura faccia il suo corso? Che cosa vuol dire? Che dobbiamo aspettare che le chiavi escano insieme alla popò. Esatto. Dovremo solo seguire Gastone per un po'. Sembra che Gastone abbia trovato proprio il luogo giusto. Oh, è disgustoso, ma almeno potrò riavere le mie chiavi. Non ancora, signor Elfo. Non mettiamogli fretta. Non sarebbe giusto. Dobbiamo rispettare i suoi tempi. I suoi tempi? Ma noi non abbiamo più tempo. È tardi e dobbiamo partire per le vacanze. Hai recuperato le chiavi? Non ancora. Dobbiamo attendere che la natura faccia il suo corso. Che cosa significa? Sì, beh, significa che ora dobbiamo aspettare che Gastone... Gastone sta tossendo! Cosa gli prende adesso? Le chiavi! Signor Elfo, lei è un uomo molto fortunato. Già. Bene, Gastone, di sicuro ti meriti un altro adesivo per premiare il tuo coraggio. Presto Gastone avrà più adesivi che macchie. Poverino, ne ha passate tante. Ha bisogno di un posto caldo e accogliente per riposare. Potrebbe venire con noi in vacanza. Certo, sarebbe perfetto. Mi dispiace, ma come vi ho già detto, Gastone non può venire. Questo era prima che si facesse male. Avrà bisogno di un passaporto per animali. E io posso darvene uno. È tutto a posto, allora. Gastone verrà in vacanza con noi, è deciso. Urrà! Urrà! Ti auguro una bella vacanza, Ben! Tenete Gastone al caldo! Avete del cibo per lui e anche un cuscino? Certo! Ciao, Gastone! E ricorda, non ti voglio più vedere nel mio studio per tanto, tanto tempo! Ah,
Qualcuno può aggiustare quel rubinetto? Cosa succede, papà? Avevo voglia di un bel bagno, ma il rubinetto gocciola acqua fredda sulle mie dita dei piedi. Il rubinetto della vasca gocciola da secoli. Volete che lo aggiusti con la magia? No, Tata Susina! L'ultima volta che hai aggiustato un rubinetto con la magia, hai allagato l'intero piccolo regno. Oh, sì, avete ragione. A voi serve un idraulico. Buona idea, Ben. Chiamo subito l'idraulico degli elfi. Pronto? Parlo con l'idraulico degli elfi? Sì, come posso aiutarvi? Abbiamo un rubinetto che gocciola. Ah, capisco. Vengo subito da voi. Oh, la ringrazio. A fra poco. Verrà qui subito. L'idraulico degli elfi è arrivato, vostre maestà. È stato veloce. Buongiorno. Ma quello è solo il vecchio saggio elfo. Per vostra informazione, non sono solo il vecchio saggio elfo. Sono anche un idraulico molto qualificato, guardate. Oh, bene, può ripararci il rubinetto? Certo. Questo non va bene. Mi chiedo chi sia stato a montarlo. Tu, è ovvio. Ah, un bel lavoro in effetti. Da quando l'ho installato non l'avrete aperto e chiuso, mi auguro. A volte, sì. Quando usiamo la vasca. Ah, allora è proprio questo il problema. Io volevo aggiustarlo con la magia. No, non bisogna mai mischiare la magia con l'idraulica. Va bene, può ripararlo? Certo, osservate tutti un maestro idraulico al lavoro. Ecco fatto, il rubinetto è aggiustato. È incredibile. Oh, cielo! Non può dargli un altro calcio? Oh, 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 oh. È un'idea carina, vostra maestà, ma non ho certo fatto ben 3 anni di scuola di idraulica per prendere a calci le cose. L'unica soluzione è tirar fuori il tubo. Tutto quanto? Credo di sì, purtroppo. Temo che dovrò scavare parecchio. E va bene, faccia quello che è necessario, ma lo ripari, la prego. Questo potrebbe essere un buon momento per uscire dalla vasca, vostra maestà. Oh, d'accordo. Tutti fuori, si va a cominciare. Pronto? Mia adorata sorella, come vanno le cose? È mia sorella, è la regina Calendula, mio caro. Oh no! Ho grandi notizie. Il nostro castello è stato appena ristrutturato. Dovete assolutamente venire a vederlo. Vogliono che andiamo a vedere il loro castello appena ristrutturato. Oh no, dobbiamo far visita a quegli snob dei Calendula. Ma non potremmo dire di no. Tranquille, faccio io. Salve, sono Riccardo. Ho sentito che avete ristrutturato il castello. Oh sì, è molto moderno. Ora è un ambiente unico, così c'è un sacco di spazio, di luce, di aria. Non come il vostro vecchio castello. Beh, qualcuno sta ristrutturando anche il nostro ed è molto bravo. Anche loro stanno ristrutturando. Oh, allora dobbiamo andare a vedere il loro castello. Stiamo venendo da voi, ci vediamo stasera. A più tardi. Dunque, ho una buona notizia e una cattiva, purtroppo. Qual è quella buona? Che non dobbiamo andare a trovare i Calendula, perché stanno venendo loro qui da noi! Oh no! E c'è di peggio! Ho detto loro che anche noi abbiamo qualcuno che ci ristruttura il castello. Ah, davvero? E chi sarebbe? Lei! Oh! Succede sempre così, col re e la regina Calendula vengono qui solamente per ridere di noi. Oh, beh, sono sicuro che il vecchio saggio elfo può fare qualcosa per migliorare il nostro castello. Certo, ho già alcune fantastiche idee. Potremmo mettere delle finestre in plastica e anche qualche nano da giardino. No, no, no! È essenziale che sia ultramoderno. Allora lo farò ultramoderno. Calcestruzzo, vetro e persino lavandini che non gocciolano. Questo mi piace. Datemi un anno di tempo e trasformerò questo castello in un palazzo. Ma i Calendula verranno qui oggi! Oh. E si aspettano una casa moderna, un castello open space! Non preoccupatevi, regina Cardo! Io posso ricostruire il vostro castello! E noi ti aiuteremo! Sì! Cara, perché non vai a fare una bella passeggiata e lasci che facciamo tutto noi? E perché dovrei andare via? È come in uno di quei programmi che guardi in televisione in cui tu te ne vai, loro ti ristrutturano la casa in un giorno e quando torni è fantastica! Oh, capisco! È un'ottima idea! A più tardi! Salve! Quando tornerete, maestà, non riconoscerete più questo posto! Bene, qual è il piano?
Ma è un grosso lavoro. Possiamo farcela per questa sera? Forse, ma sarà un po' raffazzonato. Razzaffonato? Che significa? È solo un termine che usiamo in campo edile, mia cara. Oh! Bene, questo muro deve essere abbattuto, tanto per cominciare. Suppongo che lei sappia quello che fa. Non vi preoccupate, porto sempre con me l'ispettore edile per controllare i lavori. Davvero? E chi sarebbe, scusa? Io! Ma come può controllare il suo stesso lavoro? Oh, sono molto severo. Bene, bene, vediamo un po'. Ultimamente avete fatto dei lavori, giusto? Sì. Oh, ci picchia. Chi è stato a fare questo buco? È stato lei! Mi dispiace, ma è un pessimo lavoro. Davvero, davvero pessimo. Vedete? Come ispettore edile sono severo anche con me stesso. Già! Ha appena detto che il suo è un pessimo lavoro. Il che significa che dovremo ricominciare tutto da capo. L'impresa è più difficile di quanto pensassi, purtroppo. Chiamata per tutti gli elfi. Ho bisogno immediatamente del camion, della scavatrice e della gru demolitrice degli elfi. Salve, vecchio saggio, qual è il lavoro? Dobbiamo portare via tutto e anche in fretta. Tutto cosa? Tutto il piccolo castello. Davvero? Sì, e subito dopo lo ricostruiremo da capo. Ricevuto, forza ragazzi, si comincia, diamoci da fare. Oh cielo, che cos'è questo rumore? Pronti a sollevare. Salve, vostra maestà. Ah, sì, continuate. Abbiamo caricato tutto, ragazzi. Potete andare. Papà, hanno portato via tutto il nostro castello. Questo è un vero disastro. Eccomi. Oh, no! È la mamma! Oh, oh. Posso guardare adesso? Puoi farlo solo se chiudi gli occhi. Oh, è divertente. È come nei programmi che guardo in televisione. Posso aprire gli occhi adesso? Non lo farei. Ditemi voi quando posso. Circa fra un mese. Oh! Oh! Dov'è finito il castello? Ecco... Cosa credi che diranno i Calendula quando vedranno questo? Rideranno, rideranno, rideranno! No! I Calendula sono arrivati! Ciao, cara sorella! Oh, mamma mia! Oh, mamma anche mia! Non è proprio come ce lo aspettavamo, però... Non so davvero che cosa dire! Non è ancora finito. È meraviglioso! Sì, è incredibile! Volevamo soffitti alti, voi li avete eliminati del tutto! Già, e guarda qui l'angolo bagno! Sì, essenziale e completamente aperto! Lo trovo così avventuroso! Beh, devo ammettere che quella è stata una mia idea! Riccardo, vecchio mio, sei davvero un architetto nato! È vero? Hai mai pensato di insegnare architettura? Oh, veramente no! Ora dobbiamo fare la stessa cosa nel nostro castello! Su, cara, andiamo! Voglio cominciare subito! Scusate, non possiamo restare! Ciao! Salve! Insomma, non è poi andata male alla fine! Solo perché i Calendula sono completamente matti! Rivoglio la mia casa subito! Tata, riportaci qui il castello con la magia! Ok, ma ci vuole un incantesimo molto potente! Tuoni, fulmini e turbini di vento! Che il castello riappaia qui in un momento! Oh, così va meglio! La mia casa è tornata! Ed è tutto come prima, che bello! In realtà ora è anche meglio. Perché? Perché con la mia magia ho anche aggiustato il rubinetto. Oh, ben fatto, Tata! Devo ammettere che sono molto colpito. Non una sola goccia. Proviamo ad aprirlo. C'è una fontana che esce dal water, guardate! È una cascata che viene fuori dal lavandino. E dal soffitto sta piovendo a catinelle. Oh, cielo! Forse la magia era un po' troppo potente. Io l'avevo detto. Mai e poi mai mischiare la magia con l'idraulica. Wow! Tata, vieni a vedere che bei tulipani! Sì, Holly. Oggi inizia la primavera.
Wow, fuori dalla nostra finestra c'è un fiore bellissimo! I narcisi sono nati tutti insieme! Io adoro la primavera! Ben! Ben! Puoi venire giù a giocare? Sì, arrivo subito! Hai visto quanti fiori? Sì, oh, quelle foglie si muovono! Lì sotto deve esserci qualcosa! Guarda, sta uscendo! Ah! Oh, un cucciolo di riccio! Gastone l'ha spaventato, si è trasformato in una palla! Scusi, signor riccio! Ah, un riccio! Si è svegliato perché è primavera! Si è svegliato? Sì, alcune creature dormono per tutto l'inverno! Ma come? Non muoiono di fame? No, perché mangiano delle grandi quantità di cibo prima di mettersi a dormire! Oh, c'è qualcos'altro che si sta svegliando! Ed è molto grande! Potrebbe essere un orso! È vero, oppure... Salve, ragazzi! Ah, lo gnomo! Gli gnomi dormono tutto l'inverno! Sì, e quando si svegliano sono molto affamati! Ah, cosa c'è per colazione? Signor gnomo, non avrebbe voglia di dormire ancora un po', magari? Che cosa vuol dire? Beh, in realtà non è ancora arrivata la primavera. Potrebbe nevicare persino. Vero, tata Susina? Aio, smettila! Potrebbe nevicare in qualsiasi momento, non è così? Oh, io non credo proprio. Potrebbe succedere con un piccolo aiuto magico. Oh, vuoi che faccia nevicare con la magia in modo che lui pensi sia ancora inverno? Perché non l'hai detto subito? Oh, povero me, sta nevicando! Sarà meglio che me ne torni a dormire. Un momento, guardando meglio, qui c'è il sole ed è pieno di fiori colorati. Volevate ingannarmi, eh? Gli scherzi mi piacciono molto! Peccato che non ne conosca. Ho fatto dei sogni divertenti, però. Volete che ve li racconti? No, la ringrazio. Lo so, non c'è niente di più noioso dei sogni degli altri. Ha ragione. Comunque, ho sognato che ero su una barca e i remi erano fatti di ottimo formaggio. Poi, uno stormo di piccioni in pigiama ha cominciato a darmi la caccia. Davvero interessante. Ho molti altri sogni da raccontare, ma prima ho bisogno di cibo. Ehi, salve! Voglio dire, salve, signor gnomo! Questa casa sembra veramente comoda. Non mi dispiacerebbe viverci. Non può vivere qui. Mi piace la gente che dice quello che pensa. Lei e io ci faremo delle belle chiacchierate quando vivrò qui. Signor gnomo, saremmo felici se potesse rimanere con noi, ma la porta d'ingresso è troppo piccola, è fatta per gli elfi. Beh, se davvero ci tenete così tanto che rimanga, farò del mio meglio per passare. Oh, oh, ci sono quasi! Manca solo la parte inferiore! Salve a tutti! Certo, si sta un po' stretti qui dentro! Devo solo riuscire a salire questa scaletta! Si sta mangiando tutto! Che cosa c'è per dessert? Salvate il nostro cibo! Signor gnomo, non preferirebbe vivere altrove, insieme ad altri gnomi? Oh no! Agli gnomi non piacciono gli altri gnomi, perché non fanno altro che raccontare storie noiose. Non vedrete mai due gnomi vivere a meno di 100 chilometri l'uno dall'altro. Pronto? Tata Susina, devi tornare qui al piccolo castello, subito! Scusatemi, Riccardo, ma ora abbiamo un problema con uno gnomo. Cosa? Anche noi abbiamo uno gnomo qui al castello. Avete degli altri toast? Devono esserci due gnomi! Facciamo. Non c'è da aver paura! Cosa vuoi dire? Hai sentito cosa ha detto lo gnomo? Agli gnomi non piacciono gli altri gnomi! Quindi dobbiamo solo farli incontrare! Appena quei due si vedranno, scapperanno via! Problema risolto! Urla! Faremo in modo che i due gnomi si imbattano l'uno nell'altro alla grande collina! Temo che abbiate finito il cibo! Ha mai provato l'albero della colazione? Si trova sulla grande collina! Albero della colazione? Mai sentito prima! Oh, è meraviglioso! Non è vero, tata Susina? Oh, ehi, ma la smetti con quel gomito! Già, sulla cima della grande collina c'è un albero sul quale crescono salsicce, uova e pancetta! Dici davvero? Io non l'ho mai visto! Oh, vuoi smetterla di darmi gomitate? Tata! Vuole che ne crei uno con la magia! Oh, capisco! Vuoi che io faccia apparire un albero della colazione? Oh, silenzio! Ok, vado!
Riesco a sentire da qui l'odore della colazione. Pronto? Presto, maestà! Dite al vostro gnomo che c'è un albero della colazione sulla grande collina. Oh! Ho sempre sentito dire che la colazione non cresce sugli alberi, invece ci cresce! E come? Un albero stracolmo di uova, pancetta, salsicce e pane tostato. È davvero la cosa più bella che abbia mai visto in tutta la mia vita. Guardate, stanno per incontrarsi! E per fuggire a 100 chilometri l'uno dall'altro! Ah, un gnomo! E tu cosa ci fai qui? Potrei farti la stessa identica domanda. E allora fallo! E tu che cosa ci fai qui? Mi piace fare colazione. Vuoi sapere per quale motivo? No. Bene, lo prenderò come un sì. È perché mi piacciono le uova fritte, la salsiccia, la pancetta, le frittelle e anche... Ti sei mangiato tutto! Se non avessi parlato così tanto, anche tu avresti potuto mangiare. Bene, ora me ne andrò 100 chilometri lontano da te, almeno. E io me ne andrò 1000 chilometri lontano da te, almeno. Ha funzionato! Entrambi stanno lasciando il piccolo regno! Davvero un piano brillante, ben fatto, Tata Susina. Vi ringrazio, Re Cardo. In realtà è stata una mia idea, Vostra Maestà. No, non è vero. Io ho pensato di farli incontrare. E io ho creato l'albero della colazione. Diciamo allora che l'ingegno degli elfi e la magia delle fate oggi ci hanno salvati. Urrà! Lei mi ama oppure forse no? Lei mi ama oppure forse no? Lei mi ama? Guardate, lo gnome è ancora qui! Credevamo che fosse andato via. Io ci ho provato, ma non riesco a togliermela dalla testa in nessun modo. Quella signora gnomo è bellissima, non trovate anche voi? Avete visto come brillano i suoi occhi? È meravigliosa! Per l'amor del cielo, potremmo parlare di qualcos'altro? Oh, sì, certo. Non vi pare che abbia delle splendide orecchie? Oh, ma questo è terribile! Se ne è innamorato! Già, è primavera, in fondo! È davvero un bel esemplare di gnomo, non credete? Ah, e come? E ha anche un bellissimo pancino, non vi pare? Ce lo dice lei, certo! Ho composto una canzone su di lui, non vi piacerebbe sentirla? No! Oh, bene, lo prenderò come un sì! Oh, guardi, credo che stia arrivando! Oh, è lui? Allora come sto? Il mio cappello è diritto? Ah, oh, sei tu? Credevo che te ne fossi andato! Sì, beh, insomma, voglio dire che in realtà io, Questa è di sicuro la prima volta che vedo un gnomo restare senza parole! Ti piacerebbe sentire una canzone che ho composto? Sì! Oh, bene, lo prenderò come un sì! Oh, signora gnomo, ha splendidi capelli, ha gli occhi luminosi e orecchi così... belli. Mi piace tanto. Io sono Gloria. Sono amici adesso. Oh, Gloria, vuoi tu essere la mia adorata signora gnomo e vivere con me per sempre qui nel piccolo regno? Sì, lo voglio. Su, vieni, mia cara. Andiamo, ti mostro la tua nuova casa. Ecco qui. D'ora in poi vivremo in quest'albero. Oh! Di chi è stata l'idea di farli incontrare? Di Tata Susina, Vostra Maestà! No, non è vero! Quella è stata una tua idea! Ma tu hai creato l'albero della colazione! Tu mi hai detto di farlo! Basta! Silenzio! E ora come risolveremo questo pasticcio? Organizzeremo un grande matrimonio! Salve di nuovo! Ho paura che vi dovremo dare una brutta notizia! Cosa c'è ora? Abbiamo dato un'occhiata all'albero degli elfi e Gloria pensa che sia un po' troppo piccolo. Scusate se non abbiamo progettato un albero degli elfi adatto agli gnomi. Lei è molto carino a scusarsi con noi, ma è comunque molto piccolo. E questo vostro castello proprio non incontra i nostri gusti. È così vecchio e fuori moda. Fuori moda, eh? E pieno di spifferi. Quindi mi dispiace, ma dovremo cercarci qualcos'altro. Oh, bene, buona fortuna! È un vero peccato che non potremo mai più vedervi. Oh, non preoccupatevi, torneremo qui da voi per le vacanze. Alla prossima primavera! Wow, ma quello è un disco volante! Ciao, Holly! Sono io, Zairos, dal pianeta Pong!
piacere rivederti. Cos'è questo rumore? C'è un'invasione aliena in corso? No, lui è il nostro amico Zyros dal pianeta Bong. Sono venuto qua giù per chiedere un aiuto all'uomo saggio. All'uomo saggio? Devo essere io. No, caro, credo si riferisca al vecchio saggio. Oh, certo, Mister Furbizia vive nel grande albero degli elfi, da quella parte. Grazie! Allora ci andrò subito e chiederò di Mister Furbizia. Guardate, è Zyros l'alieno! Ciao! Ciao, Ben, l'elfo! Sto cercando un uomo che viene chiamato Mister Furbizia! Deve trattarsi del vecchio saggio elfo. Qualcuno per caso ha fatto il mio nome? Oh, caspiterina, gli alieni! Oh! Ci serve il tuo aiuto, Mister Furbizia! Ma naturalmente farò tutto quello che posso. È proprio vero che tu puoi risolvere qualunque problema? Certo, io posso risolvere qualunque problema. Ottimo! Ne abbiamo uno bello grosso! Tantissimo tempo fa, il nostro pianeta era un pianeta meraviglioso. Aveva molte piante e noi eravamo sereni. Avevamo tutto quello che ci serviva ed eravamo circondati da splendidi fiori. Lavoravamo felici nelle nostre fabbriche e ogni cosa era perfetta. Proprio una bella vita. Sì, infatti lo era. Ma adesso fa troppo caldo e le piante purtroppo non crescono più. Oh, ma che peccato! Quindi vogliamo che tu ci aiuti a riportare in vita tutte le piante e che trovi il modo per far tornare il pianeta rigoglioso come un tempo. Ecco, mi sembra una cosa piuttosto difficile. Ma scusa, non puoi usare la tua magia? Magia? Gli elfi non utilizzano mai la magia e io sono un elfo! Allora, non è vero che puoi aiutarci? Tu non sei Mister Furbizia! Invece sì che sono Mister Furbizia e ho intenzione di salvare il vostro pianeta con... la magia. Ma vecchio saggio, gli elfi non utilizzano la magia. Shh, non preoccuparti di questo, Ben. Ottimo, andiamo allora. La nostra sarà una spedizione degli elfi per salvare il pianeta Bong. E dovremo solo fermarci un attimo lungo la strada per prendere un'amica. Oh, accipicchia! Che succede adesso? Ho trovato Mister Furbizia! Eccomi qui! Ma come faccio a scendere? Non c'è una scaletta! Ho paura che qui non ci sia questa scaletta di cui stai parlando! Ma solamente un primitivo raggio elettronico! Forte! Che cosa volete? È notte fonda ormai? Stiamo andando sul pianeta Bong! E fa molto caldo lassù. Ah, una vacanza. Io adoro andare in vacanza. E ci vengo anch'io. Vacanza, vacanza. Eh sì, io sto andando lassù per svolgere un compito molto importante. E può anche darsi che abbia bisogno dell'aiuto di voi fate. Ti aiuto io, sono brava ad aiutare. A me serve una fata piuttosto saggia. Sono io. Una fata che sappia usare la sua magia in modo adulto e responsabile. È come se avessi fatto il mio nome. Oh, e va bene. Se dobbiamo andare in vacanza, devo preparare la mia borsa. No, no, no! Non è affatto una vacanza! Non importa. Vediamo un po' cosa mi serve per andare in vacanza. Asciugamani e costumi da bagno. Anche della crema solare. Crema solare. Secchielli e palette. Secchielli e palette. Cestino da picnic, pallone da spiaggia, cassetta del pronto soccorso, forno, sedia a sdraio. Sta portando di tutto, manca solo il lavello della cucina. Oh, me n'ero dimenticata, grazie vecchio saggio elfo, lavello della cucina. Wow, hai messo tutte quelle cose dentro la tua borsa? Sì, questa è la mia borsa magica. Salite! Disco volante, siamo in vacanza, andiamo sul pianeta Bong. Vacanze, stiamo arrivando. Questa in realtà non è una vacanza. Adesso si parte! Mi raccomando, tenetevi, potrebbe esserci uno scossone. Ma che tipo di scossone? Che sta succedendo? Perché stiamo fluttuando? Perché non c'è forza di gravità nello spazio. Non veniamo attratti verso il basso. Scusate, ho dimenticato di accendere il motore che genera la forza di gravità. Guardate quante bellissime lucine colorate.
Ammirate tutti la grandiosità e la supremazia della tecnologia aliena. Dov'è la toilette? Noi alieni non andiamo alla toilette. È davvero incredibile. Sono talmente più avanti di noi che ormai non hanno neanche bisogno di andare alla toilette. E se mi viene voglia, come faccio io? Dovevi andarci prima di partire. Forse ce ne sarà una sulla spiaggia. Ci sono le spiagge sul pianeta Bong. Il pianeta Bong è fatto soltanto di spiagge. Wow, solo di spiagge? Sì, fa molto caldo e splende sempre il sole. Adesso vi andrebbe di mangiare qualcosa? Sì, grazie. Questa macchina può preparare qualsiasi cibo o bevanda che desideriate. Posso avere un'aranciata, per favore? Certo. È squisita! Posso avere un sandwich al burro di arachidi, banana e prosciutto? Certo! È sorprendente! Può fare anche la gelatina? No! Crea qualsiasi cibo che esista in tutto l'universo, ma non la gelatina! Ed è un vero peccato, perché a me piace da impazzire! Tranquillo, posso farla apparire io? Tatassosina! Cosa? Un po' di gelatina non farà del male a nessuno! Gelatina magica, grazie! Oh, ma qui ce n'è troppo poca! Io voglio mangiare tantissima gelatina! Ok, gelatina magica allora! Ancora, ancora, ancora! Inondazione! Un'inondazione di gelatina in una cabina pressurizzata di un'astronave! Tata, questa volta hai superato te stessa! Grazie, vecchio saggio elfo! La gelatina magica è davvero squisita! Cos'è stato? Stiamo rallentando! Il motore si è fermato! Come mai? Te lo dico io come mai! Perché adesso è pieno di gelatina magica! Oh! Alla deriva nello spazio infinito! Resteremo bloccati qui per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre! Non rimarremo bloccati qui per sempre! Oh, davvero? No! Noi abbiamo Mister Furbizia! Riparerà lui il motore! Beh, ecco, io... Apro subito il portellone! Adesso! Mister Furbizia andrà fuori dall'astronave e riparerà il motore! Mi piacerebbe molto, ma non posso andare là fuori perché non ho la mia tuta spaziale qui! Una tuta spaziale? Aspetta, credo di averla messa nella mia borsa magica! Eccola! Ti ringrazio, Tata Susina! Sembrano davvero dei tubi idraulici. Gli elfi sono bravi con i tubi idraulici. E io sono un elfo. Oh. Ciao, come va? Che cosa ci fai qui fuori? Non avevi bisogno dell'aiuto di una fata? Sarà meglio che tu non tocchi niente. Si tratta di tecnologia aliena altamente avanzata, in grado di far viaggiare un'astronave per tutto l'universo alla velocità della luce. Anche se il motore assomiglia a dei tubi idraulici, forse basterà un solo calcetto. Perché non le diamo una spinta? Vorresti dare una spinta a questo incredibile miracolo della tecnologia? Tu hai preso a calci il motore! Ok, va bene. Allora diamole una spinta. Come si fa quando non parte la macchina? Avanti, signor Zairos! Cominci a dare un po' di gas! Ok! Su, spingi! Niente, ancora gas! Ok! Ha funzionato! Sono schizzati via come un razzo! Prossima fermata, pianeta Bong! Ehi, tornate qui! Ci hanno dimenticati, è davvero pazzesco! Aiuto! 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 Il vecchio saggio elfo e Tata Susina rimarranno bloccati nello spazio infinito per sempre? Scopritelo nel prossimo episodio, il pianeta Bong, seconda parte. Ah, quanto mi piace fare dei picnic. Sì, mangiare all'aria aperta è la cosa più bella del mondo. Un sandwich, signor elfo? Vi ringrazio, regina Cardo. Lo vuoi anche tu, tesoro? Ottimi, dei sandwich al miele, i miei preferiti. Smettetela! Andate via! Papà Rino!
carino, ma sono soltanto delle api. Comunque a me non piacciono, sono delle buone a nulla. Delle buone a nulla? Il miele che c'è nel vostro sandwich è frutto delle api. No, non è vero, è frutto di questo barattolo. Paparino! Tu sei andato a scuola, mio caro? Certo, alla scuola dei re, abbiamo imparato a salutare. Ben ha ragione, Riccardo. Le api fanno davvero il miele. Sul serio? E come ci riescono? Allora, comincia tutto dai fiori. Innanzitutto, le api succhiano il loro nettare. Loro mangiano e mangiano e mangiano e mangiano e mangiano. Grazie, signora Elfo. Dopo aver succhiato sufficiente nettare, tornano nell'alveare e lo utilizzano per creare il miele. A me piacerebbe vedere l'alveare. Ti ci posso portare se vuoi. Buona idea, signor Elfo. E visto che ci va, mi prenderebbe dell'altro miele. Ma certo, vostra maestà, vi porterò un barattolo pieno di miele freschissimo. Signor Elfo, quante api vivono in un alveare? Ci sono migliaia di api in un alveare. Migliaia? Wow! Allora ci sarà un gran baccano là dentro. Puoi dirlo forte? Preparatevi a sopportare un frastuono incredibile. Vi assicuro che sarà piuttosto rumoroso. Oh, questo silenzio è strano. Vecchio saggio elfo, dove sono andate le api? Non ci sono più. Non ci sono! Esatto, sono volate via. Stiamo aspettando per vedere se ritorneranno. Eccole! In testa allo sciame c'è l'ape regina. Le altre la seguono ovunque vada. Ottimo! Finalmente stanno rientrando nell'alveare. Ora possiamo rilassarci, è tornato tutto alla normalità. Allora, ditemi, Ben e Holly, che cosa possiamo fare per voi? Vogliamo vedere come le api creano il miele. Benissimo, siete venuti nel posto giusto. Questo è l'alveare. E io invece sono l'apicoltore. Ci serve un barattolo di miele per il re. Non c'è problema. Quindi immagino che dovremo entrare per prenderlo. È questa la porta? Fermati, tata Susina. Non puoi certo entrare come se nulla fosse. Ci sono migliaia di api lì dentro e ognuna ha il suo pungiglione. Non saranno contente se cercheremo di portar via il loro miele. Oh. Cosa facciamo allora? Innanzitutto dovremmo far addormentare le api. Come? Beh, ecco, utilizzando la magia. Ma io credevo che tu detestassi la magia. Infatti è così, ma se sono costretto a entrare in un alveare pieno di api inferocite, sono disposto a fare uno strappo alla regola. Chi farà l'incantesimo? Beh, qualunque vecchia fata ne è in grado. Tata Susina, lanceresti un incantesimo del sonno per me? Con piacere. No, tata, non era per il vecchio saggio. Era per le api. Oh, ma perché è sempre così sibillino? Cosa mi è successo? Stavolta cerca di essere chiaro. Tu vuoi che faccia dormire le api, non è vero? Se per te non è un grande problema, sì. Dormono tutte. Ottimo, in questo modo saremo molto più al sicuro. Entrerai subito nell'alveare e prenderai il miele. Non ancora, ci serve una misura di sicurezza d'emergenza. Una misura di sicurezza d'emergenza? È una precauzione in più nel caso la prima precauzione che abbiamo preso non funzionasse. Guardate bene, è piuttosto interessante. Ma che cosa vuole fare, tata? Non lo sa nessuno. Probabilmente sarà qualcosa di stupido ma divertente. Ta-da! Ve l'ho detto, si è vestito da ape. Esatto, così se le api si sveglieranno penseranno che io sono una di loro e almeno non mi pungeranno. Una precauzione d'emergenza. Esatto, Ben. E adesso potrò introdurmi volando nel loro alveare. Tu non sai volare, ricordi? Ed ecco perché sta arrivando l'elicottero degli elfi. Sollevami, forza! Subito! Le api dormono? Sì! Hai il costume da ape? Sì! Il barattolo per il miele? Sì! Allora alzati subito in volo! E adesso osserverete come un apicoltore si mette al lavoro. Con calma, prudenza e anche con grande accortezza. Io sono un'ape! Bzz, bzz, bzz. Introducimi lentamente! Perfetto, sono dentro! Fammi scendere più giù! Oh,
Tutto questo solo per un barattolo di miele? Sì, è davvero emozionante! Troppo in basso! Un po' più in su! Adesso un po' a sinistra! Presto le api si sveglieranno, deve darsi una mossa! Va bene così, sono in posizione! Svelto, vecchio saggio elfo! Le api si stanno svegliando! Forza, vecchio saggio elfo! Devi sbrigarti! Missione compiuta! Fatto! Calma, prudenza e anche grande accortezza! Ah, ciao, api! Stavo solo prendendo in prestito un po' di miele! Io sono un'ape! Bzz, bzz! Tirami su! Bzz, bzz, bzz! Tirami su! Missione compiuta! Calma, prudenza e anche grande accortezza! Che cosa fanno quelle api, Tata? Sembra che lo stiano seguendo! Ah! Uno sciame di api! Portatevi via di qui! Guardate, ce ne sono sempre di più! Come mai lo stanno seguendo? Forse pensano che sia l'ape regina! Ah! Più veloce! Resisti ancora un po', siamo quasi arrivati al piccolo castello! Grazie al cielo, sono salvo! La finestra è aperta! C'è troppa corrente qui, chiudo la finestra, è meglio! Ah, caspiterina! Vecchio saggio elfo, che cosa sta... Ah, il mio barattolo di miele che consegno a domicilio spettacolare! È persino vestito da ape! Sì? Lasciatemi entrare! Ma a che cosa sta giocando? Che sta succedendo? Api! Api! Ah, sì, anche a me un tempo spaventavano molto, ma poi ho scoperto che sono davvero utili. E ora chi ha spento la luce? Seguitemi senza fare rumore, vostra maestà! Dove stiamo andando? Vecchio saggio elfo, è meglio che ci sia una ragione valida per tutto questo. Oh, santo cielo! Cosa stanno facendo quelle api? Ecco, le api hanno deciso che il piccolo castello è diventato la loro nuova casa adesso, vostra maestà. Cosa? Perché non provate a guardare il lato positivo? Potrete avere tutto il miele che desiderate. Come mai hanno deciso di venire qui? La verità è che hanno seguito me perché credono che sia l'ape regina. Comunque io non le voglio sul mio castello. Se le api scoprono che non sono lì dentro, mi seguiranno di nuovo. Oh, ho capito. Scusi, ma perché non me l'ha detto subito? Ciao, api! Guardatelo, è qui, qui! Ah! Portatemi via subito! Sta tranquillo, vecchio saggio. Ci penso io. Fermo! Mi lasci almeno il mio miele! Si avvicinano sempre più! Trova il modo per seminarle! Agli ordini! Tieniti pronto! Cerco di volare ancora più in basso! Scusa, ma non siamo vicini al lago! Ecco lassù l'ape regina! Anzi, il vecchio saggio elfo! Arrivano anche le api! Coraggio! La vostra ape regina sta entrando! E adesso avete capito come si ottiene un barattolo di miele con calma, prudenza e anche grande accortezza? Qual è il problema? Per caso non vi è mai capitato di vedere un apicoltore in mutande prima d'ora? Calma! Prudenza e anche grande accortezza. Sì, esattamente, Tata. E diventa una cosa semplice quando si è un apicoltore esperto come il sottoscritto. Allora puoi prendere un barattolo di miele anche per me, giusto? No! Insomma, almeno non per quest'oggi. Non è meraviglioso fare un picnic nel piccolo regno? Che cos'è il piccolo regno? Lo sai, papà! È dove vivono i nostri amici fate elfi! Ascolta, Lucy, ne abbiamo già parlato. Le fate e gli elfi non esistono! Invece è così, papà! Sì, tesoro, li hai incontrati più volte! Capisco che sarebbe entusiasmante. In passato vi ho retto il gioco, ma cerchiamo di essere seri. È come dire che esistono gli animali parlanti!
Ciao, Lucy! Ah, un animale parlante! Sono io, Ben l'elfo! Oh, ciao, Ben! Perché sei un coniglio? È stata Holly, mi ha trasformato così per sbaglio. Ah! Quello era un animale parlante? Aiuto! Aiuto! Rex, torna qui! Rex, no! Cane cattivo! Ciao, Lucy! Oh, ciao, Holly! Hai visto un coniglio parlante per caso? Sì, si è infilato qui dentro! Eccomi! Cattivo Ben! Quando ti trasformiamo in qualcosa, non devi scappare via! Mi fate tornare come prima? Certo, subito! Fiu, così va meglio! E adesso facciamo un gioco più divertente! Giochiamo a prendi la palla! Tocca a te, Ben! Tocca a te, Violetta! Vorrei poter giocare insieme a voi, ma sono troppo grande! Non c'è problema, posso farti diventare molto più piccola! Wow, sono minuscola! Ora fai parte anche tu della gente piccola, Lucy. Rimarrò così piccola per sempre? No, soltanto fino a domani e poi tornerai grande di nuovo. Senti, potresti rimpicciolire anche lui? Ora anche tu potrai fare tutte le cose che facciamo noi. Oh, allora posso salire in groppa a Gastone? Ok. Ora tieniti forte alle sue antenne. Spingile avanti per partire. E poi spingile indietro per volare. Non spingerle troppo indietro, farai il giro della morte. È stato molto divertente. Posso vedere le vostre case? Ma certo! Vuoi vedere l'interno del grande albero degli elfi? O del piccolo castello? O venire a casa mia? Dov'è casa tua, Fragolina? Io e Violetta viviamo nel villaggio delle fate. Oh, mi piacerebbe visitare il villaggio delle fate. D'accordo, seguitemi! Siamo arrivati, ecco il villaggio delle fate. Wow, e vivete dentro a questi funghi velenosi? Sì, una volta vivevamo dentro a funghi commestibili, ma la gente grande li raccoglieva. Nessuno mangia i funghi velenosi. Non c'è la porta d'ingresso? Sì che c'è, è una porta magica. Prima devi bussare 3 volte. Poi girare su te stessa e dire apriti sesamo. Visto? Buongiorno a tutti! Buongiorno! Ciao, paparino! Il mio papà è il sindaco delle fate! Sì, e sei arrivata giusto in tempo per la riunione! Quale riunione? Riunione straordinaria! Riunione straordinaria! Come vostro sindaco ho indetto una riunione straordinaria perché c'è della gente grande nel nostro prato! Due adulti, una bambina e il loro cane stanno facendo un picnic! Come tutti voi sapete, la gente grande è molto pericolosa! Può dirlo forte, hanno addirittura calpestato mio nonno! E hanno mangiato la mia casa! Quindi dobbiamo fare attenzione e se qualcuno di voi vede la gente grande, suoni subito l'allarme! Io l'ho vista, è come una di loro! Cosa? Dove? Chi? Io! Io sono una di loro! Ah, la gente grande è qui! Suonate l'allarme! Ah, la gente grande! Oh, a loro non piaccio! Non preoccuparti, Lucy, non è colpa tua se fai parte della gente grande! Ora comunque fai parte della gente piccola! Lucy è nostra amica! Sì, guardi i suoi piedi, sono troppo piccoli per calpestare chiunque! In effetti sembra piuttosto piccola per far parte della gente grande! Holly mi ha rimpicciolita! Ah, ho capito! Ma Lucy resta comunque nostra amica, sia che sia grande oppure piccola! In questo caso abbiamo dimenticato le buone maniere! Lucy, vorresti unirti a noi per il pranzo? E sarai l'ospite d'onore! Pranzo? Scusi, mi sono ricordata che stavo facendo un picnic con mamma e papà! Ti riportiamo da loro! Andiamo! Arrivederci! Ciao, ciao! Ciao! Non è una bugia, tesoro! Guarda che esistono veramente gli elfi e le fate! E anche i conigli parlanti? Beh, questa è nuova anche per me, ma è evidente che esistono! No, mi rifiuto di crederci! Ci saremo immaginati tutto! Ciao, mamma! Ciao, papà! Lucy? Sì! Holly mi ha rimpicciolita, così sarò una di loro oggi! Oh, ma è fantastico, non è vero, tesoro?
Non vi preoccupate, non rimarrà piccola per sempre. Soltanto fino a domani. Mi è venuta un'idea. Puoi restare a dormire da me questa notte. Oh, che bello! Dici davvero? Sì, ovvio. Ci sono molte stanze nel piccolo castello. Sarebbe meraviglioso. Posso? Certo, non ci sono problemi. Divertitevi. Grazie. Ciao, mamma e papà. Ci vediamo domani. Conigli parlanti, elfi, anche fate. Mia figlia rimpicciolita. Andiamo, tesoro. Ti riporto a casa adesso. Sì, sì. Di di da dam dam di du. Di di da. Tata, guarda chi c'è. Saluta Lucy. Lucy? E chi è questa bambina? La conosci benissimo. Davvero? Di solito lei è più grande di così. Oh, Lucy della gente grande, me la ricordo. Ciao. In effetti eri molto più grande di così. L'ho fatta diventare io minuscola e resterà a dormire da noi. Faremo un pigiama party. E che cosa succederà domattina quando crescerà di nuovo? Il piccolo castello esploderà? Non ti preoccupare. Faremo uscire Lucy dal castello prima di domattina. Allora va bene. E Gastone e Rex possono dormire qui in cucina. Cosa? Ah, come volete. Sempre che non lascino impronte sul pavimento. Oh no! Questa è la mia cameretta. Faremo uno spuntino di mezzanotte. Sì, si fa sempre uno spuntino di mezzanotte ai pigiama party. È un obbligo. Sono stanchissima. Anch'io. E anch'io. È già arrivata la mezzanotte. No. Mancano ore prima che arrivi la mezzanotte. Ma io sto per addormentarmi. Dobbiamo assolutamente rimanere svegli, altrimenti non sarà un vero spuntino di mezzanotte. Dam-di-dam-di-dam-di-du, di-di-du. Caspiterina, Rex, che cosa ci fai ancora qua? È già mattina. Potresti ridiventare grande da un momento all'altro. Fuori, fuori, sbrigati! Stai diventando grande di nuovo! Devi uscire subito! Appena in tempo, sarebbe stata una vera catastrofe. Perché stai facendo tanto rumore? Così mi hai svegliata! Holly, dimmi un po', dov'è Lucy? Sta ancora dormendo! Cosa? Svegliala immediatamente e falla uscire dal castello subito! Fai in fretta prima che diventi grande! Oh, è vero, mi ero dimenticata! Lucy, Lucy, svegliati! Cosa succede? Stai ricrescendo! Wow! Usciamo subito di qui! Svelti tutti quanti fuori! Oh oh, troppo tardi. Questo sì che è un modo buffo di svegliarsi. Lucy, va tutto bene? Sto benone, grazie. Buongiorno a tutti, c'è Lucy qui? Sì, c'è. Ci tenevo molto a dirle che mi dispiace. Non è affatto vero che la gente grande distrugge le nostre case e poi ci calpesta. Ops, è lei, signor sindaco. Non volevo calpestarla, mi scusi. Non ha importanza. Non potevo essere calpestato da una bambina più gentile. Come farò a uscire dal piccolo castello? Ecco, con un pizzico di magia sistemerò tutto. Fiu! Grazie, tata Susina! Lucy, si torna a casa! È la mia mamma! Devo andare ora! Grazie per il pigiama party! Di nulla! È stato divertente! La prossima volta verremo a dormire a casa tua! Sarebbe fantastico! Ciao! Ciao! Eccoti qua! Ciao, Lucy! Allora, ti sei divertita? È stato il più bel pigiama party che abbia mai fatto! Non è vero, Rex? Migliore! No, sono io il migliore! No, sono io! Ascolta! Sono il pirata migliore! Puoi chiedere a qualunque pirata chi è il migliore, sono io! Salve, Barbarossa! Ciao, Ben! Ciao, Holly! E buongiorno, mio bocciolo di rosa!
Lui è un mio vecchio compagno di bordo, il Capitan Spigola. Al vostro servizio. Stavamo discutendo su chi di noi fosse il miglior pirata. Cos'è che rende un pirata il migliore? Il migliore è quello che si dimostrerà più abile a nascondere il proprio tesoro. Il mio tesoro è nascosto perfettamente. Ecco, questa è la mappa. Ma solo io sono in grado di leggerla e comprenderla. Anche un bambino ci riuscirebbe. È sepolto sotto il grande albero degli elfi? Sì. La mia mappa è molto più complessa. Oh, questa sì che sembra difficile. Il tesoro è sepolto sott'acqua, lì sotto gli occhi di tanti, sorvegliato da una sirena e da un dorato mostro marino con scaglie che risplendono, brillanti. Oh! Beh, io vado, ho delle faccende da pirata da sbrigare. È stato un piacere, Capitan Spigola. Per me lo stesso, Capitan Barbarossa. Guardate, Capitan Spigola ha scordato la mappa! Su, correte a restituirgliela! No, è troppo tardi, se n'è andato! Forse possiamo raggiungerlo! Capitan Spigola, aspetti! Date a me la mappa, andrò da lui in volo! Non sia precipitosa, mia sirena! Sa una cosa? Terrò io la mappa al sicuro finché lui non tornerà! Ma non vorrà mica andare a cercare il tesoro di Capitan Spigola! Oh no, noi pirati abbiamo un codice d'onore! Cosa dice il codice d'onore? Il tesoro di un altro pirata è sacro e che non bisogna mai andare a cercarlo. Comunque la mappa è troppo complicata per Barbarossa. Cosa? Posso seguire questa mappa anche ad occhi chiusi e io ve lo proverò. Ma come la mette col codice d'onore? Sai, il fatto è che i pirati non hanno poi tutto questo onore. Siamo pirati, dopo tutto. In ogni caso, voglio soltanto controllare che il tesoro di Capitan Spigola sia davvero ben nascosto, tutto qui. Ci possiamo venire anche noi? Perché no? Un equipaggio potrebbe sempre servire. Urrà! Forzaci ormai, il grande oceano ci aspetta! Ben, Holly, salite sulla coppa e guardatevi intorno attentamente. Stiamo andando a cercare un tesoro! Yeehoo! Allora, ci stiamo divertendo? Ai, ai, capitano! Ottimo! Il divertimento è la cosa più importante per un elfo pirata. E noi siamo elfi pirata! Secondo la mappa, ora dovremmo passare vicino ad un albero con un'enorme ruota. Che sciocchezza! Gli alberi non hanno ruote. Aspettate! Non sarà quello? Sì, Ali! È proprio lui! È la vecchia ruota che i bambini grandi usano come altalena. Oh, gente grande! Sembra un po' pericoloso. Questo di sicuro non ci fermerà. I pirati ridono in faccia al pericolo. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Terra, signore! Fine della navigazione! Da qui proseguiremo via terra. E dovremmo camminare molto? Niente paura, mio dolcissimo usignolo! La sua nave ha le ruote! E può muoversi sulla terra! La maggior parte dei tesori si trovano sulla terraferma. Nel mare non c'è poi un granché, a parte l'acqua. Oh, siamo nel parco giochi dei bambini grandi! Ora dobbiamo riuscire a trovare il palazzo dei giganti. Eccolo qui! Ma quella è la scuola di Lucy! Chi è Lucy? Lucy è una nostra amica! È una bambina grande! È proprio sicuro che il tesoro che cerca sia nella scuola? Ma certo! La mappa ci dice che il tesoro è nascosto in questo palazzo! Come faremo a entrare? La porta è chiusa e la maniglia è troppo in alto! E voi elfi non volete che si usi la magia? Sì, esatto! A noi elfi non piace la magia di solito, ma considerato che si tratta di un tesoro... Ricevuto! Abracadabra! Oh! Credevo che semplicemente avrebbe aperto la porta, ma una nave volante è molto meglio! Tutto tranquillo, non c'è alcuna traccia di gente grande. Ma i bambini grandi saranno qui presto. Sbrigiamoci allora. Dobbiamo cercare il simbolo della ghianda per trovare il tesoro. Ecco la ghianda. Questa è l'aula di Lucy. Ma è ridicolo. Perché un tesoro dei pirati dovrebbe essere in un'aula scolastica? Che cosa dice la mappa adesso? Mappa? Non mi serve nessuna mappa. Se il tesoro è così vicino, ne sento l'odore. Noi pirati abbiamo fiuto per i tesori. Forza! Ora useremo questa per saltare dall'altra parte. Fate come me! Whee! Whee!
Che sciocchezza! Come può il tesoro trovarsi qui? Non dovrebbe essere sepolto sott'acqua. Infatti, qui c'è l'acqua. È la vasca di un pesce. Ricordi cosa ha detto Capitan Spigola? Che il suo tesoro è sorvegliato da una sirena. Ma quella è una statuetta. E anche da un dorato mostro marino. E quello è solo un pesciolino. Ed ecco il tesoro di Capitan Spigola. Lì, sotto gli occhi di tanti. È un giocattolo di plastica. Ogni vasca dei pesci ne ha uno simile. Oh, quindi non è un vero tesoro? C'è soltanto un modo per scoprirlo. Dobbiamo immergerci e controllare. Ma chi si immergerà? Buona fortuna, mia piccola zucca coraggiosa. Oh cielo, cosa ci faccio immersa nella vasca di un pesce rosso? Controlli il baule del tesoro! Oh, ve l'ho detto, è solo un giocattolo. Non credo nemmeno che si apra. Oh! È un vero tesoro! Ah, Capitan Spigola era convinto che non l'avrei mai trovato. Mi piacerebbe vedere la sua faccia adesso. Barbarossa, ma guarda che sorpresa! Oh, salve, Capitan Spigola! Appena la mia nave è salpata, mi sono accorto che la mappa era scomparsa. Scomparsa? Davvero? Sono tornato indietro perché temevo che qualche furfante tentasse di rubare il mio tesoro. Sì, capisco. Sarebbe stato orribile se qualcuno avesse tentato di rubare il tuo tesoro. Ho preso il tesoro, signor Barbarossa. Cosa? Tu, brutto doppio giochista, tu traditore! No, ti posso spiegare. Che gran faccia tosta, ma questa volta la paghi. È tutto a posto, Capitan Spigola. Ho trovato la sua mappa e l'ho raccolta. Barbarossa era preoccupato per il suo tesoro. Volevamo controllare che fossi al sicuro. Certo, siamo venuti solo a dare una controllatina. Oh, beh, allora è diverso. Ma devi ammettere che avevo trovato un ottimo nascondiglio. Già? Hai ragione, la vasca di un pesce rosso è il miglior nascondiglio in assoluto. Sì, ma adesso tutti voi lo conoscete. Devo trovarne un altro. Quindi, per favore, chiudete gli occhi. Vi ringrazio. Ok, apriteli. Dove può aver nascosto il tesoro? Da qualche parte nel vasto mondo. Ma non può essere molto lontano, è stato via solo un secondo. Nessuno potrà mai scoprire dove si trova. È sorvegliato da una bestia feroce. La scuola sta iniziando. Molto bene, è ora di iniziare. Fate silenzio. Lucy, per favore, puoi dare da mangiare al criceto Fluffy? Sì, signorina Biscotto. Oh, guardi cosa ho trovato! Il tesoro pirata giocattolo della vasca del pesce. Come sarà finito nella vasca di Fluffy? Magari è un pirata che l'ha messo lì. Ma rimettiamolo a posto, d'accordo? Così era sorvegliato da una bestia feroce. Ma certo, il criceto Fluffy! Ecco, è tornato al suo posto. Stia tranquillo, Capitan Spigola. Quello rimane il miglior nascondiglio possibile. Ma voi lo conoscete adesso? Noi non lo diremo a nessuno. Lo giurate? Certamente, sull'onore dei pirati. Ma Barbarossa, sbaglio, ha detto che i pirati non hanno onore in realtà. Sì, ti ringrazio, Holly. Di questa cosa ne parliamo magari più tardi, Per adesso mettetevi la mano sul cuore e dite sull'onore dei pirati! Sull'onore dei pirati! Tutti a bordo! Tagliamo la corda prima che ci scoprano! Ma questa nave vola! Sì! Tutti i migliori pirati hanno una nave volante! E adesso iniziamo la lezione! Signorina Biscotto, guardi! Una nave pirata volante! È dietro di lei! Ah, sì, certo, bambini. Ora fate i bravi, per favore. Ciao, Holly. Ciao, Ben. Che ci fate qui a scuola? Te lo spieghiamo dopo. Ci torna a casa. Salpiamo. Piccolo regno, stiamo arrivando. Per stavolta l'abbiamo scampata. Già, è stata una grande avventura. E per noi, elfi pirata, non esiste niente di meglio. Evviva l'avventura! Salve, signora Fico. È una splendida giornata autunnale, vero? Sì, vecchio saggio elfo. L'unico problema è che le mele stanno cominciando a cadere. Wow, quella era vicina. Finora sono stata fortunata. Tutte quante hanno mancato la mia scuola. Invece non l'ha mancata. Oh cielo, la mia povera scuola di magia distrutta.
Beh, ma lei è una fata e non la può aggiustare usando la magia. No, la magia rischia sempre di metterti nei guai. Non le piace molto la magia, vero, signora Fico? Proprio così, Holly. Voglio aggiustare la mia scuola in modo normale, sicuro e responsabile, affidandomi a un costruttore. Bene, è fortunata. Io sono un costruttore, ma costerà parecchio. Avremo bisogno di mattoni, cemento e anche di tegole. Lo so, prepareremo dei dolci. Con i soldi che guadagneremo vendendoli pagheremo le riparazioni. Una vendita di dolci? È una splendida idea! Andiamo a dire a tutti di cominciare a prepararli. Papà! Papà! Una mela è caduta sulla scuola della signora Fico. E la scuola è completamente distrutta ora. Oh cielo, che peccato! La signora Fico sta chiedendo a tutti di preparare dolci per raccogliere dei soldi. Dei dolci? Per favore, Holly, non dirlo a tua madre. Non dirmi che cosa, mio caro? La signora Fico farà una vendita di dolci. Oh, ma che bella idea! Ne preparerò qualcuno. Davvero? Ne sei sicura? Alla signora Fico servono oggi. Allora è meglio che mi metta subito al lavoro. Oh no! Che cosa c'è, papino? Tua madre non è molto brava a preparare dolci. Oh! Anzi, fa dei dolci immangiabili e se la prende moltissimo se a qualcuno non piacciono. Dam di dam di dam di du. Che strano, chi c'è nella mia cucina? La regina sta facendo dei dolci! Sì, tata Susina, vuoi forse assaggiarne uno? Più tardi, maestà! Dolci! Dolci! La regina prepara dei dolci! Lo so! Dobbiamo subito lasciare il paese! Preparate i bagagli, fate presto! I dolci della regina non possono essere così cattivi! Sono peggio che cattivi, sono... Prima infornata! Chi vuole assaggiare i miei meravigliosi dolci? Ho fatto dei brutti e buoni, torta al cioccolato e caramello e pan di zenzero. Sembrano deliziosi, in effetti sembrano troppo buoni per mangiarli. Tu non li vuoi assaggiare, lo so, perché pensi che non siano buoni. No, io non vedo l'ora di assaggiarli. Prova un brutto e buono. Oh! Hai appena detto oh! No, ho detto oh! Quindi è buono? È disgustoso, voglio dire... È delizioso, ma magari lo metto da parte per dopo. Oh, assaggia la torta al caramello. Non tocca a qualcun altro adesso? Quindi non vuoi la mia torta al caramello? Ma certo che la voglio. Che cosa ne pensi? Ti piace? Sì. È tutto a posto, papino? Ho la bocca incollata. Che cosa ha detto? Ho detto ho la bocca incollata. Oh, credo abbia la bocca incollata. Oh, è stato davvero orribile. Trovi che la mia torta sia troppo appiccicosa, non è vero, tesoro? Tu la odi? No, ma certo che no, mia cara. È meravigliosa. Ottimo. Vuoi un biscotto di pan di zenzero? Inzuppalo nel caffè, lo renderà morbido e squisito. Il caffè scivola sul biscotto, è completamente asciutto. Su, assaggialo. Credo che anche questo lo conserverò per dopo. Ok, scusate, ma non posso perdermi in chiacchiere, ho molti altri dolci da preparare. Altro che buoni, sono solo brutti. La torta sembra colla e i biscotti sono idrorepellenti. Dobbiamo avvisare gli abitanti del piccolo regno. La regina sta preparando dei dolci. La regina sta preparando i dolci. Oh no! Non riesco ad assaggiarli un'altra volta. Nessuno può mangiarli e sopravvivere. Buongiorno, vi ho portato i miei dolci. Oh, grazie, ma non vi sareste dovuta disturbare, vostra maestà? Abbiamo già tantissimi dolci. Quindi i miei non li volete? Oh sì, ma certo! Pensate che siano disgustosi, vero? Oh no, affatto. Oh beh, allora ve li lascio qui, ok? Le faranno guadagnare un mucchio di soldi per la sua scuola, signora Fico. Sì, vi ringrazio, vostra maestà. Avrei dovuto usare la magia per ricostruire la scuola. Sarebbe stato meno pericoloso. State lontani da quei dolci. Nessuno li assaggi. Oh, dolci? Aspetta! Ma che razza di dolci sono questi? Sono i brutti e buoni.
È stata la regina Cardo a farli. Oh, la regina ha preparato dei dolci. La sua torta al caramello ti incolla la bocca. Invece questi biscotti sono idrorepellenti. È incredibile. Chissà di che cosa saranno fatti questi dolci. Faremo qualche esperimento per scoprirne la composizione. Questa macchina serve per misurare la resistenza delle cose. Cominceremo con qualcosa di molto fragile, come un uovo, ad esempio. La resistenza dell'uovo è pari a 1. Ora proveremo con un mattone. Il mattone ha resistenza 5. È il momento del dolce della regina. Ora vado. 6, 7, 8, 9, 10. Ha raggiunto il livello 11. 11? Niente, è arrivata 11 prima d'ora. Attenti, state indietro. Il biscotto ha distrutto la macchina. Perché è fatto del materiale più resistente mai conosciuto dall'uomo. La torta al caramello ha incollato la bocca di papà. Fammi provare. Voglio vedere io stesso quanto è appiccicosa. Fermo, vecchio saggio elfo. Non toccare la torta al caramello, ci rimarrai per sempre incollato. Ok, diciamo soltanto che la regina ha creato la sostanza più appiccicosa mai conosciuta dall'uomo. E i biscotti di pan di zenzero? Papà ne ha inzuppato uno nel caffè e non si è neanche bagnato. Adesso vediamo quanto è impermeabile. Strabiliante! È fatto del materiale più idrorepellente mai conosciuto dall'uomo. Questi dolci devono essere chiusi da qualche parte. Nessuno dovrà mangiarli. Oh no, questo è sicuro. Ma magari potrebbero essere utilizzati per qualcos'altro. Spero di aver preparato abbastanza dolci. Potrei farne ancora se servissero. Credimi, non ne vorranno degli altri. Più dolci, maestà! Davvero? Sì! Tutti quelli che riuscite a fare? Servono altri biscotti! E dell'altra torta! Oh, splendido! Adorano i miei dolci! Vado subito a prepararli! Chi ha mangiato quelle cose tremende? Mangiato? Nessuno, vostra maestà! Quindi perché ne volete ancora? Questi dolci sono perfetti come materiale da costruzione. I brutti e buoni sono dei mattoni molto resistenti. Già, li mettiamo insieme usando la torta al caramello super appiccicosa. E poi i biscotti di pan di zenzero super idrorepellenti sono delle ottime tegole. Fantastico! Ma ovviamente non lo dovrete mai dire alla regina. Mai dire cosa alla regina? Oh, signora Fico, ha ricostruito la scuola, quindi ha raccolto abbastanza soldi vendendo i miei dolci. Diciamo soltanto che i vostri dolci hanno risolto la situazione. Sì, 3 urrà per la nostra regina. Hip hip. Urrà! Hip hip. Urrà! Hip hip. Un momento, questi mattoni sembrano i miei biscotti o sbaglio? Sì, ecco... Questo cemento sembra proprio la mia torta. Questa è la mia torta. Oh no! Almeno non si è accorta di cosa è fatto il tetto. E le tegole sono i miei biscotti di pan di zenzero. Non avete voluto mangiare i miei dolci. Beh, non erano fatti per essere mangiati. Non è così, cara? Non se si vuole sopravvivere. Ero convinta che tutti amassero i miei dolci, ma non piacciono a nessuno. Non li avrei mai preparati se solo l'avessi saputo. Ma se tu non avessi preparato i dolci, non avremmo potuto ricostruire la scuola. Holly ha ragione. È solo grazie a voi, maestà, se la nostra scuola di magia è di nuovo in piedi. Già, è così, suppongo. Un urrà per la regina! Urrà! In effetti ci servirebbero ancora dei biscotti per finire il comignolo. Se non vi dispiace prepararne degli altri, potreste fare qualche mattone per la mia casa. Io vorrei fare un patio. Fate piastrelle da esterni? Beh, immagino che potrei farlo. Mi potreste fare una grondaia? Un pannello isolante? I dolci della mamma piacciono a tutti quanti. L'avventura di oggi ha inizio al piccolo castello. Il signor Elfo si prende una vacanza. Consegna a domicilio. Ah, finalmente. Ecco la mia colazione. Sì,
Scusate, sono un po' in ritardo oggi. Comunque vi ho portato una colazione strepitosa. Uovo e fagioli in lattina. Uovo e fagioli? Ma è martedì oggi e di solito mangio i muffin il martedì. Come? È martedì? E cos'è successo al lunedì? Lunedì era ieri. Davvero? Lei sta lavorando un po' troppo, signor Elfo. No, 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 io... sto bene. Ha bisogno di una vacanza. Evviva! Si va in vacanza! E tu puoi venire insieme a noi, Holly. Oh, ci posso andare, papà? Sì, ovviamente, cara. Divertiti allora. Ma io non posso prendermi una vacanza. Chi si occuperà di fare le mie consegne? Ci penserà tata Susina. No, non posso. Ma certo che puoi. Chiunque è in grado di guidare quel camion. Cosa? Ma... io sono il re, se lo ricorda, e quindi le ordino subito di andare in vacanza. Ciao, signora Elfo. Devo darti una terribile, terribile notizia. Oh, no! Che cosa è successo? Ecco, Re Cardo... che cosa ha fatto? Mi ha ordinato di andare in... in prigione? Questo non intendo accettarlo! Rivoluzione! Chiamo a raccolta gli elfi! Abbasso il re! È molto peggio di così. Lui mi ha ordinato di andare in... in vacanza! Oh, ma è incredibile! Lo so che sei sconvolta. È una notizia meravigliosa. Non siamo mai andati in vacanza. Ma che cosa stai dicendo? Una volta siamo andati al mare. Era una gita di un giorno. E siamo anche andati sulla luna. Tu, io sono rimasta a terra. Oh, è vero. E va bene. Se non c'è altra scelta, andiamo in vacanza. Urrà! Il piano è questo. Prendiamo l'aereo degli elfi e andiamo in un posto carino. Oh, fantastico! Facciamo un pranzo veloce. Sì. Riordiniamo e poi ritorniamo a casa in tempo per la mia consegna serale. Questa non è affatto una vacanza. Adesso stammi bene a sentire, signor elfo. Ce ne staremo via per almeno una settimana. Andremo in un posto caldo e tu ti dovrai rilassare. Ma io sono un elfo e agli elfi non piace per niente rilassarsi. Allora dovrai imparare a farlo. Sarà molto divertente, signor Elfo. Lo vedremo. Ma questa è una vacanza degli elfi e quindi niente magia, Holly. Hai capito? Va bene, signor Elfo. E non voglio animaletti. Dai, papà. La vacanza è mia e le regole le faccio io. Mi dispiace, Gastone. Dovrai rimanere nel piccolo regno. Ciao, ciao, Gastone. Avanti, salite a bordo o arriveremo in ritardo in vacanza. Per favore, signor Elfo, cerca di divertirti un po'. D'accordo, ci proverò. Pronti per il decollo? Sì! Si parte! Noi in vacanza andiamo, noi in vacanza andiamo e ci divertiamo, e ci divertiamo. Forza, papà! Canta con noi! Sì, vedrai che cantare è molto rilassante! Non posso rilassarmi adesso, e se ci fosse qualche problema? Oh, non essere sciocco, dai! Che problema potrebbe mai esserci? Oh, no! Che succede, papà? Il motore si è rotto, devo fare un atterraggio di emergenza! Dove siamo adesso? Siamo in un posto sconosciuto! Vedo solamente acqua sotto di noi! Preparatevi per l'impatto! Guarda, papà! È un'isola deserta! Bene! Tutti fuori dall'aereo! Wow! Una vera isola deserta! Non vi sembra meravigliosa? Sì, la trovo davvero adorabile! Guardate che splendida spiaggia! Siamo bloccati su un'isola deserta! Che cosa faremo? Rilassati, ci sono posti peggiori in cui rimanere bloccati! Sì, sì, possiamo passare la vacanza qui! Chi vuole un po' di limonata? Ma finita la vacanza, come torneremo nel piccolo regno? Possiamo mettere un messaggio nella bottiglia! Bravo, Ben! I naufraghi sulle isole deserte fanno così! Scriviamo una richiesta di aiuto! Mettiamo il messaggio nella bottiglia... e a questo punto la gettiamo in mare. Adesso dobbiamo solo aspettare che qualcuno la trovi. Fantastico! E quanto tempo pensi ci vorrà? Ecco, di solito 20 anni. Cosa? Tanto noi non abbiamo fretta. E che mi dici del piccolo regno e del grande albero degli elfi? Per non parlare poi delle mie consegne, chi le farà? Oh, la vuoi smettere di preoccuparti? Sono sicura che se la caveranno tutti anche senza di te.
Consegna a domicilio! Ah, tata Susina, hai portato la patata che ti avevo chiesto? Tu mangi sempre patate, quindi questa volta ti ho portato una cipolla. Cosa? Perché? Per cambiare! Mi ha portato i fagioli in lattina? No, le ho portato un ananas. Ma a me non piace per niente l'ananas! Dove sono le mie salsicce? Le ho portato del gorgonzola. Ma io detesto il gorgonzola! Oh, siete davvero una banda di lagnosi! Senza offesa. Era molto meglio quando era il signor Elfo a fare le consegne. Sì, riconosceva una salsiccia quando ne vedeva una. Comunque per ora dovrete accontentarvi di me. Il signor Elfo è in vacanza e si sta divertendo. Bloccato su un'isola deserta. Mi sto annoiando a morte. Stai cercando di rilassarti, tesoro? Non posso, devo fare qualcosa subito. Ma allora non si rilasserà. Funziona così per me. Io mi rilasso soltanto se sono molto occupato. Ho trovato, forse potrei esplorare l'isola e quindi scoprire quanto è grande. Tu pensi che ci sia qualcun altro su quest'isola? No, figurati, non credo proprio. Delle impronte, guarda! Oh, allora c'è davvero qualcuno che vive qui. Sì, una bestia selvatica. Avanti, seguiamo le impronte che ha lasciato e troviamola. Va bene, ma dobbiamo fare attenzione. Le bestie selvatiche sono pericolose. Le impronte finiscono qui. C'è qualcosa lì dentro. La bestia selvatica. Guardate, Gastone. Come hai fatto ad arrivare qui? Che cosa? Ti sei nascosto sull'aereo e poi hai raggiunto l'isola senza che ti vedessimo. Bravissimo, Gastone. Vi avevo detto che non volevo animaletti. Però lui può esserci d'aiuto, papà. Gastone, ci serve del cibo. Sei capace di trovarlo? Lui è bravissimo a sentire l'odore del cibo. Oh, una noce di cocco! È enorme! Sì, basterà per sfamarci e dissetarci per settimane. Bravo, ben fatto, Gastone. Allontanatevi! Urrà! Dopotutto, la vacanza non è poi così male, bambini. Ho deciso che chiamerò questo posto l'Isola degli Elfi! Bene, Ollie, ormai sono via da un sacco di tempo! Sento la loro mancanza! Sì, anch'io! Oh, che cos'è quello? È un messaggio in una bottiglia! Ah, è da parte di Ben! Ha scritto... Bloccati su un'isola deserta? Papà annoiato, salvateci subito! Andiamo a dirlo al vecchio saggio! Vecchio saggio elfo! Vecchio saggio elfo! Abbiamo trovato un messaggio in una bottiglia! L'ha scritto Ben! Oh, caspiterina! Chiamo il pronto intervento elfi! Abbiamo una famiglia da salvare! Il pronto intervento elfi è in arrivo! È ora di cena! Chi vuole un po' di cocco? Oh, stiamo mangiando cocco tutti quanti i giorni da settimane. Minestra al cocco, torta al cocco e anche pancake al cocco. E pasticcio di cocco. Oh, ma questa sera ho preparato per voi una meravigliosa sorpresa. E qual è la sorpresa? È il cocco, bambini. Oh. Una sorpresa al cocco? Sarà squisita. Chi si sta divertendo un mondo? Lo so, sono io. Torniamo nel piccolo regno. Sì, subito. Sì, voglio tornarci anch'io. Come? Ma io non posso tornarci. Non vedete quanto lavoro ho da fare qui? Devo finire la capanna e creare un giardino e poi pensare alla rete idraulica. No, non voglio assolutamente tornare nel piccolo regno. È il pronto intervento, Elfi! Urrà! Buongiorno, siamo qui per riportarvi nel piccolo regno. Oh, vi ringrazio tanto. Ma non ho ancora finito il mio lavoro sull'isola degli elfi. Anche nel piccolo regno ti aspetta del lavoro. Tata Susina non ha ancora capito bene come vanno fatte le consegne. Lei mi ha portato una cipolla e io invece le ho chiesto una patata. Al posto di una patata una cipolla? Ma questa è una follia, devo risolvere il problema. Si ritorna a casa subito. Ciao, ciao, Isola degli Elfi! Sì, ciao, ciao, Isola degli Elfi! Devo proprio ammetterlo, sono state le vacanze più belle che abbia mai fatto! Ah!
E adesso, come puoi vedere, Ben, i cavoli sono pronti per essere raccolti. Sì, papà. Verdura affascinante, il cavolo. Sì, papà. Oggi sarà il giorno della raccolta e poi potremo mangiare minestra di cavolo tutte le sere. Sì, papà. Potremo mangiare minestra di cavolo il lunedì, minestra di cavolo il martedì, minestra di cavolo il mercoledì, minestra di cavolo il... Ciao, Ben! Oh, ciao, Holly! Andiamo al maneggio di Miss Jolly per cavalcare le lumache. Le lumache sono creature orribili. No, invece sono adorabili. C'è Dobbin e anche Robin Hood. È la più birichina di tutte. Io voglio cavalcare Cupcake. È dolcissima. Sono tutte dolcissime. Le lumache non sono dolcissime. Loro mangiano i miei cavoli. Ma sono divertenti da cavalcare. Volete venire con noi, ragazzi? Cavalcare delle lumache a me sembra una cosa da ragazze. Non è una cosa da ragazze. Possono andare molto veloce, lo vedrete. Non ci costa nulla provare. Che ne dite? Sì, i cowboy cavalcano e sono uomini. Ci terremo il nostro cappello da cowboy. È deciso, andiamo allora. L'importante è che teniate lontane le lumache dai miei cavoli. Siamo arrivati, questo è il maneggio di Miss Jolly. Sì, ma dov'è Miss Jolly? Oh, oh grilletto! Fermo, piccolo. Buongiorno, bambini! Buongiorno, Miss Jolly! Siete tutti pronti per una bella cavalcata? Sì, Miss Jolly! Accipicchia! A quanto vedo ci sono anche dei cowboy fra di noi oggi! Hi-ha! Ricordatevi una cosa, alle lumache non piacciono i rumori forti, sono molto paurose! Sì, Miss Jolly! Non preoccuparti, Grilletto, questo cowboy è nostro amico! Bene, e adesso vi porto a conoscere le altre lumache. Queste sono Dobbin, Muffin, Cupcake. Sono davvero adorabili. Toffee, Bobby, Speedy, Robin Hood e Sansone. Miss Jolly? Sì? Sansone non ha il guscio, come mai? Non ha il guscio perché è un lumacone. Un lumacone? Chi vorrebbe cavalcare un lumacone? Ascoltatemi bene, non dovete mai camminare dietro alle lumache. Perché no? Perché potrebbero darvi un bel calcio, ecco perché. Speedy ha un bel caratterino, vero? Dovete imparare a conoscere le vostre lumache. Allungate la mano, in modo che possano annusarvi. Ciao, Bobby. Sono piuttosto diffidenti, hanno bisogno di tempo. Dagli una piccola pacca sul guscio. Coraggio, Bobby! Non avere paura di me! Ben fatto! È diventato tuo amico! Possiamo cavalcarle adesso? Non ancora! Prima ci aspetta del lavoro! Innanzitutto rassettiamo le scuderie! Che cosa vuol dire? Pulirle dalla popò di lumaca! Popò di lumaca! Beh! Prendete tutti un secchio e una vanga e pulite la popò! La popò di lumaca puzza ed è anche molliccia! È questo lo spirito giusto! Bravissimi! Mi raccomando, dovete lavarvi bene le mani! Passiamo alla strigliatura adesso! Cos'è la strigliatura? Pulire e lucidare! Prendete tutti una spazzola e poi date una bolla sgrassata ai gusci! Noi tre striglieremo Speedy! Sta calmo, piccolo, sta calmo! Vogliamo solamente lucidare il tuo guscio! Oh, fermo, piccolo! È piuttosto irrequieto, come vedete! Sta bravo! Il guscio di Bobby adesso brilla! Anche quello di Dobbin! Guardate Muffin! Il suo guscio è luccicante! Ottimo lavoro! Bravissimi! Ben fatto! Adesso, prima di cavalcare queste canaglie, dovremmo dare loro del mangime. Del mangime? Cibo! Prendete tutti quanti delle verdure e poi portatele alle lumache. Mangia questa carota, Robin Hood! Questa è per te, Bobby, una squisita foglia di cavolo! Loro adorano le verdure fresche. Caspita, è proprio affamato! Oh sì, mangerebbero per tutto il giorno se glielo lasciassi fare! A
Adesso è il momento di cavalcare. Ciascuno di voi scelga una lumaca. Oh, posso cavalcare, Bobby? La prego! Certo! Sono su una lumaca! Io cavalcherò Robin Hood! Io cavalcherò Muffin! Toffee! Cupcake! E io cavalcherò Speedy! Oh, il problema è che Speedy finora non ha mai rotto il ghiaccio! Che cosa vuol dire? Voglio dire che nessuno lo ha mai cavalcato perché è troppo irrequieto! Sì, è ancora molto giovane ed è sempre su di giri. Posso essere il primo a cavalcare Speedy, Miss Jolly? Ci puoi sempre provare. Cerca di rimanergli in groppa. Lui proverà a buttarti giù. Questo è l'incarico giusto per un elfo cowboy. Mi piace il tuo atteggiamento, cowboy Ben. Fatti cavalcare, Speedy. Da bravo, piccolo. Wow! Speedy! Iha! Sei stato fantastico! Non avevo mai visto niente del genere! Ottimo lavoro, Cowboy Ben! Iha! Allora, Jake, chi vuoi cavalcare? Dobbin o Sansone? Preferisco Dobbin! È strano, vero, Sansone? Sembra proprio che nessuno voglia mai cavalcarti! Non importa, tu rimani qui e riposati un po'. Coraggio, si parte! Miss Jolly? Sì? Come diciamo alle lumache di muoversi? Dite loro di trottare! Forza, al trotto! Forza, al trotto! E adesso una bella cavalcata! Splendida giornata per cavalcare le lumache! Dove stiamo andando? Rimarremo qui nel prato! Scusi, Miss Jolly! Sansone il lumaccone ci sta seguendo! Oh, ma guarda! Andate avanti, io vi raggiungo subito! Sei davvero un lumacone monello! Non saresti dovuto venire insieme a noi! Ti riaccompagno al maneggio! Fermatevi tutti, ragazzi! Da quale parte andiamo? Miss Jolly ha detto che dobbiamo rimanere nel prato! Da questa parte, allora! Wow! Dove stanno andando? Non mi ero accorta che corressero così veloce! Forse hanno sentito l'odore di qualcosa che a loro piace! Ma che cosa? Coraggio, Elfi! È arrivato il momento di caricare i cavoli sul camion! Questo è un raccolto eccezionale! Sì, siamo riusciti a tenere alla larga tutti gli animaletti nocivi quest'anno! Niente pidocchi! Per fortuna niente bruchi! E, cosa più importante di tutte, nessuna... Lumache! Allarme lumache! Allarme lumache! Di mangiare! Svelti, caricate i cavoli sul camion degli elfi! Bolla, lascia andare la mia foglia di cavolo! Salvate tutti i cavoli! Stop! Ma che cosa ci fanno qua tutte queste lumache? Noi stiamo imparando a cavalcarle! Presto, sbrigiamoci! Sbrigiamoli, più in fretta! Va fatto bene, mangiano troppo in fretta, non riusciamo a salvarli! Catastrofe! Stop! Stop! Oh, 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 siete delle vere canaglie, lumachine! Lumachine? Si sono mangiate la metà dei nostri cavoli! Visto che coltivate dei cavoli così gustosi, che cosa vi aspettavate? Ma... Bambini, vi siete divertiti a cavalcare oggi? Sì! Mille grazie, Miss Jolly! È stato un piacere e adesso mi sento in dovere di dire un bel grazie ad alta voce al signor Elfo per aver regalato alle lumache un ottimo pranzo! Anche per me è stato un piacere! Spero non le dispiaccia se torneranno a mangiare da lei un'altra volta! Amano la lattuga! Le consiglio di coltivarne molta, le conviene! La gente pensa che le lumache siano degli animali nocivi, ma sono adorabili! Sì! Sono davvero dolcissime, affettuose e anche tenere!
E quello che cos'è? Buongiorno a tutti! Wow, un biglietto parlante! Chi ti ha mandato? È stata nonna Cardo! Mia madre! E sono qui per invitarvi tutti quanti a una grande festa magica! Festa! Festa! Per arrivare alla festa dovete solamente prendere l'autobus magico! Oh cielo, non sono mai tranquilla quando andiamo là! La casa dei nonni è piena zeppa di magia. Ma credevo che voi fate piacesse la magia. Sì, ma ai miei genitori piace un tipo di magia molto pericolosa. Quindi la loro casa non è proprio adatta ai bambini. Se vogliamo metterla così. Salve! Ah, magia, qui nella casa degli elfi! So! Lei ha invitato a una grande festa magica! Io? Non credo, deve esserci un errore. Lei è il grande saggio elfo? Sì. Allora è invitato alla grande festa di nonna Cardo. Per arrivarci dovrà prendere l'autobus magico. Oh, cielo. L'autobus magico è un po' in ritardo. Oh, salve vecchio saggio elfo. Vieni anche tu alla festa della nonna? Sì. A quanto pare sono stato invitato. Ero all'università con vostro nonno e vostra nonna, anche se da allora sembra passato più di un secolo. Tipico! Aspetti un'eternità all'autobus magico e ne arrivano tre insieme. Tutti a bordo! Non mi piace questa cosa! Non c'è nemmeno il guidatore! Non c'è perché non ne ho bisogno! Io sono un autobus magico! Tenetevi forte! Si sale! Non mi piace proprio per niente! Prossima fermata, il castello dei nonni! Mi raccomando, quando saremo a casa dei nonni, non toccate niente che possa sembrare magico! Sì, mammina! Ricordate, la magia dei nonni può essere pericolosa! Sì, papà! Sono curioso, com'è nonno Cardo? Com'è nonno Cardo? Oh, è completamente matto, Ben! Qualunque cosa accada, non chiedetegli mai dei suoi hobby! Sì, papà, papà, papà! Ultima fermata, il castello dei nonni! Prego, scendere! Oh. Wow, un castello sulle nuvole! Oh. Suona il campanello! No, Ben, non toccarlo! Voi non toccate niente, ora ci penso io. Oh, sembra sia un normale campanello questa volta. Di solito qualcosa salta. Ah! Salve, sono Surprezius, il ragno. Salve, madre. Oh, quindi mi hai riconosciuta. Ciao, nonnina. Mie care, care bambine. Salve, nonna Cardo. Ciao, Ben. Benvenuto alla mia grande festa. Oh, Cedric. Oh, ciao, Millicent. Entriamo in casa, miei cari. Ci divertiremo come pazzi. Ha un arcobaleno dentro casa. È fantastico. Sì, gli arcobaleni sono molto meglio delle scale. A meno che non cambi il tempo. Oh, cielo! Sembra stia arrivando un temporale. Ah, magari potresti mettere delle scale normali un giorno o l'altro, madre. Cosa? Scale normali? E dove sarebbe il divertimento? Qualcuno vuole un dolce magico? Questi dolci sono straordinari. Miam, 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 davvero delizioso. Oh, certo, questi sono dolci magici delle fate. Mamma, perché non facciamo anche noi dolci come questi? Perché non c'è alcun bisogno di fare tutto con la magia, cara. Io non capisco. È come se i vostri genitori pensassero che la magia si esaurisca quando la usi troppo. Cedric, tu non l'hai avuto. Non vuoi assaggiare un dolce magico? Oh, beh, proviamo. Oh, Millicent, sto volando! Tirami subito giù! Oh, va bene, se proprio insisti. La magia rischia sempre di metterti nei guai. Eppure una volta ti piaceva tanto la magia. Da allora è passato molto tempo e nessuno di loro ha visto com'ero, grazie al cielo. Oh, credo di avere alcune vecchie foto da qualche parte. Vecchio saggio!
saggio elfo, quindi ti piaceva la magia? Vedi, a quei tempi non ero ancora il vecchio saggio elfo, ero solo un giovane elfo incosciente. Quanto ci divertivamo e tu semplicemente adoravi la magia. Sì, ma quello era prima del terribile incidente dei gattini scimmia. Oh, i gattini scimmia! Wow, che cosa sono? Se non sbaglio dovrei avere una foto. No! Oh, va bene, un'altra volta allora. Adesso è il momento dei giochi, bambini. Urrà! L'ultima volta non abbiamo finito di giocare a nascondino e non abbiamo mai trovato vostro nonno. Si sta nascondendo ormai da un anno. Sul serio? È stato nascosto per un anno? Già, nonno Cardo prende i giochi molto seriamente. Lo troveremo, vedrà. Sì, non preoccuparti. Nonno, dove sei? Ma dove sei nascosto? Quello cos'è? È un albero di scarpe! Wow! Venga fuori, nonno Cardo! Nonno, dove sei? Oh, pesci e stanno nuotando nell'aria! Forte! Stupendo! Nonno, nonno, è qua! Nonno, nonno, in braccio! Brave le mie nipotine adorate, mi avete trovato! Complimenti! Ah, Holly, mia cara, allora ho vinto finalmente. Ciao, papà, quindi sei davvero rimasto nascosto per un anno? Ma certo, se si vuole giocare bisogna farlo meglio possibile. Come andiamo, Victor? Cedric, ciao, vecchio mio. Lui è il mio migliore amico, Ben. È un vero piacere conoscerti, Ben. Ricorda di non chiedergli dei suoi hobby. Che hai detto, hobby? Ben, vuoi che ti racconti dei miei hobby? Oh, Ben... Vi ho mai parlato delle mie grandi invenzioni? Sì, l'altra volta ci hai mostrato i tuoi pantaloni di marmellata. Davvero? Anche le scarpe alla crema che ho inventato? Oh, sì, nonno. Oh, ma adesso ho un mucchio di nuovi hobby. Lavoro in legno. Oh, non sembra pericoloso. Ho appena costruito una sedia. Incredibile, sembra una sedia normale. Sì. Ma quando l'ho finita mi sono chiesto perché una sedia dovrebbe avere le gambe se poi non le puoi usare. Su, vieni! Ehi, si muove! Oh, sì, e come? Oh! Non è molto comoda, o sbaglio? No, è questo il problema con le sedie che camminano. Ultimamente mi sono anche dato al giardinaggio. Giardinaggio? Sembra relativamente innocuo. Sapete, mi sono chiesto... Perché un tulipano ha solo le foglie? Perché non ha le mani? O magari i piedi? E gli ho dato un cervello! Padrone! E anche una voce! Padrone! Che ne pensi dei miei esperimenti di giardinaggio? Questo non è giardinaggio! Questo è un abominio, Victor! Papino, che cos'è un abominio? Questo tulipano! Io tengo moltissimo ai miei hobby! Rane! Un giorno mi sono chiesto perché una rana dovrebbe avere solo due occhi, perché non 10 o magari 23. Oh, adesso basta, mio caro. A loro non importa niente dei tuoi hobby. Hai ragione, sono davvero imperdonabile. Questa è la tua festa, mia cara, e io ti ho preparato una fantastica sorpresa. Qual è la sorpresa? Io non lo voglio sapere. Tutti sulla cima della torre! Nonna Cardo adora guardare le stelle. Oh, sì, le stelle sono bellissime. E così mi sono chiesto, perché le dobbiamo guardare da qua giù, sulla terra? Perché non ammirarle da lassù, nel cielo? Wow! Wow, la torre si è trasformata in un razzo! Le stelle non sono meravigliose, nonna! E come se lo sono, mia cara! Molto belle. Papà, come si fa a atterrare questo coso? Non ne ho idea, figliolo. Questa è magia. Non devo certo sapere quello che sto facendo. Magari non ne saprò molto della vostra magia, ma un razzo non ha alcun segreto per me. Siamo sopravvissuti alla festa. Grazie per aver fatto atterrare il razzo, Cedric. È stato un piacere, Millicent. Arrivederci a tutti! Arrivederci! Ora dove andiamo? A casa? No, puntiamo verso il sole, così scopriremo di cos'è fatto. Ok. È divertente giocare a carte con voi, Ben e Holly. Sì,
Ci piace molto venire a casa tua. Presto sarà il mio compleanno. Se vi va, potete venire alla mia festa. Sì, è un'idea meravigliosa. Potresti fare una festa delle fate. Oppure una festa degli elfi. Sì, una festa degli elfi e delle fate. E tutti i miei amici dovranno essere in costume. E io potrei fare dei giochi di magia. Oh, bravissima! Lucy, è ora di pranzo! Su, nascondetevi! Papà diventa un po' strano quando vede voi due! Mamma, papà, ho appena deciso di dare una festa degli elfi e delle fate per il mio compleanno! È una bella idea, Lucy! E per primi ho invitato Ben l'elfo e la principessa delle fate, Holly! Ascolta, cara, ne abbiamo già parlato! Te l'ho detto che gli elfi e le fate non esistono veramente! Buongiorno, papà di Lucy! Ciao, ragazzi! Sì che esistiamo noi! Ma non possiamo invitare veri elfi e fate alla festa di compleanno di Lucy! Perché no, papà? Perché ci saranno molti altri bambini e loro non sono abituati a vedere elfi e fate! Abbiamo capito! Sì, ci vediamo più tardi, Lucy! Ciao! Ciao! Holly avrebbe fatto dei giochi di magia alla mia festa! Beh, anch'io non me la cavo poi tanto male! Guarda qui, ecco una moneta! Non c'è più! Oh, che cos'hai dietro all'orecchio? Farai uno spettacolo di magia alla mia festa! Ma è ovvio, piccola mia! Ciao, Ben! Ciao, Holly! Ciao, ragazzi! Lucy darà una festa di compleanno degli elfi e delle fate! Fantastico! Ho sempre sognato di andare a una festa di compleanno dei bambini grandi! Sì, anch'io! Come ci vestiamo? Ci vestiamo come sempre! Dopotutto, noi siamo elfi e fate! Il problema è che purtroppo i veri elfi e le vere fate non sono invitati. Sì, ci saranno soltanto dei bambini grandi vestiti con dei costumi da elfi e fate. Oh! Oh! Lucy, qual è il problema? Oh, mamma, io ci tenevo tanto che Ben e Holly venissero alla mia festa. Va bene, allora falli venire. L'importante è che nessuno li veda, soprattutto tuo padre. Fantastico! Grazie, mamma! Vado a dirglielo! Ricordati che l'invito è valido solo per Ben e Holly! Ben! Holly! La mamma ha detto che potete venire alla festa, per fortuna! Urrà! Grazie tante, Lucy! Così faremo delle magie! E parteciperemo ai vostri giochi! Sono stati invitati soltanto Ben e Holly! Quindi tu non vuoi che veniamo anche noi? Ma certo che voglio! Siete tutti invitati, non ci sarà nessun problema! Urrà! La cosa importante è che gli altri non vi vedano, soprattutto mio padre! Te lo promettiamo! E adesso mettiamo le ali! Così sembri una vera principessa delle fate! Lucy, sono arrivati i tuoi amici! Oh, perfetto! Tanti auguri di buon compleanno, Lucy! E mi piacciono le tue ali da fata! E a me piacciono le tue orecchie da elfo! Me le sono fatte da solo! Ecco i palloncini, teneteli stretti, se no voleranno via! Divertiti, verrò a riprenderti più tardi quando la festa sarà finita! Sono entrati! Via libera, ragazzi! Divertitevi, verrò a riprendervi quando la festa sarà finita! Ciao! Caspiterino, ci siete tutti! Benvenuti! Ecco un palloncino, tenetelo stretto, se no volerà via! Wow! Svelti, aggrappatevi tutti! Guardate quante cose buone da mangiare! Quella è la torta di compleanno! Gastone se la divorerà in un attimo! Fermo, Gastone! Coccinella cattiva! La mangerai più tardi! Entrate, bambini! La festa comincia! E per rompere il ghiaccio, mettiamo subito un po' di musica! Direi che potessimo ballare con i bambini grandi! Ma abbiamo promesso di non farci vedere! Non riesco a controllarmi! Devo scendere subito a ballare! No, Barnaby! Torna qua! Ora si balla, si balla, si balla! Ho tanta paura che lo vedranno! Adesso facciamo un bel gioco! Quando la musica si ferma, dovete rimanere immobili! Katie, ti sei mossa!
Stavo per calpestare questo giocattolino. Guardate qui. Oh, allora metterò subito questo giocattolino qui insieme a tutti gli altri pupazzetti. Che cosa stai facendo, Barnaby? Mi scusi, mamma di Lucy. Barnaby, hai dimenticato che noi dobbiamo rimanere qui? Ma a me piace tanto ballare. Adesso il papà di Lucy farà per voi uno spettacolo di magia. Urrà! Oh, fantastico! Io adoro la magia. Non utilizzerà la vera magia, farà soltanto dei trucchi. E che cosa sono dei trucchi? Lo vedrai. Buongiorno e benvenuti al mio spettacolare magico show. Hai visto? Quello è soltanto un trucco. È una bacchetta magica finta. Bravissimo, papà di Lucy, grande! Sì, si è esercitato tanto. E adesso farò uscire un coniglietto dal mio bellissimo cilindro. Esci, coniglietto! Quello è Flopsy, è il mio animaletto! Papà l'ha preso in prestito! Lo faccia di nuovo! Sì, lo faccia di nuovo! Ah, non posso, Lucy ha soltanto un coniglietto! Oh, forse ha bisogno di un piccolo aiuto! No, ferma, fragolina! Coniglio, coniglio, coniglio! Oh, un altro coniglio! Conigli, conigli, conigli! Ed eccone un altro! E ancora un altro, e un altro, e un altro ancora! Tanti uccellini! Tanti uccellini! Oh, degli uccellini! Ma da dove sono saltati fuori? Dal suo bellissimo cilindro! Smettila subito, fragolina! Ma devo ancora far comparire la gelatina magica! Non è una festa se manca la gelatina magica! Ottimo! Non ci sono più animaletti nel cilindro! Gelatina magica! Oh, gelatina! Inondazione di gelatina! Inondazione di gelatina! Sembra che i bambini si stiano divertendo. Ecco, arriva il cibo! Abbiamo dei sandwich, delle tortine, della gelatina. Oh, vedo che qui c'è già la gelatina. Sì, a dire il vero è apparsa magicamente. Dov'è Gastone? Oh no, è sulla torta di compleanno. Eccolo, eccolo! Cattivo Gastone, vieni qui! È intrappolato nella glassa! Non preoccuparti, amico, veniamo ad aiutarti noi! Oh, anch'io sono intrappolato! Anch'io sono intrappolato! Anch'io! Aiuto! È in arrivo la torta! State immobili! Fingetevi dei giocattoli! Tanti auguri di buon compleanno, Lucy! Adesso, tesoro, spegni le candeline. Dovrà soffiare molto forte per riuscire a spegnere tutte le candeline, giusto? Speriamo che non le dica di spegnerle tutte in una volta sola. E ricordati che devi spegnerle tutte in una volta sola. E ora devi esprimere un desiderio. Io voglio un bellissimo unicorno rosa. Fragolina, non farlo! Unicorno rosa! Wow, è un vero unicorno rosa! Si è avverato il mio desiderio! Eh già, sorprendente! E adesso, bambini, la festa è finita! Non dimenticate i vostri pacchettini! Ciao, Yasmin, ti sei divertita? Sì, il papà di Lucy ha fatto delle magie! Sì, è bravissimo! Che cosa cerchi con lo sguardo? Adesso basta, venite tutti fuori! Ho detto tutti! Ah, credevo di essere stato abbastanza chiaro. Non dovevano esserci veri elfi e fate alla tua festa. Ma non appena ho voltato le spalle, tu ti sei messa ad invitare tutti gli elfi e le fate che esistono sulla Terra. Dov'è Jake? Qui non lo vedo! Sarà finito in un pacchettino per gli ospiti. Ah, non preoccupatevi, niente panico. Aspettate qui. Cos'è questo? Ottima! Io adoro la torta! Scusate, Lucy ha perso uno dei suoi giocattoli. Ah, eccolo! Grazie tante, papà di Lucy! Il suo spettacolo di magia era forte! Sì, è piaciuto proprio a tutti! Oh, davvero? Questa è stata una festa di compleanno splendida! Sono contento che tu ti sia divertita e alla fine nessuno ha visto i tuoi, piccoli amici. E quindi possiamo dire che è andato tutto a meraviglia! Si torna alla normalità. Sì, tranne che per l'unicorno rosa. Oh, è vero, l'unicorno rosa, io me ne ero dimenticato. Non preoccuparti, possiamo tenerlo qui nella stalla insieme alle mucche.